Mascheroni è una canzone troppo conosciuta, tipo avrei voluto. quella cornuta di Alessandro Amoroso, che praticamente, cioè, ha usato una canzone di 20 anni fa pur di Ma chi? spaccare. Alessandro Amoroso, poi ve la faccio sentire. Buonasera a tutti, se non finiamo stasera cambiamo gioco. Cioè, non puoi Decisamente. sbadigliare, certo. Anche poco fa sbadiglio. Comincia. Ah, no, ok. Anche per... No, sono stanca, non può essere mai. No, troppo. Ok, ci sono. Aspettiamo cosa. Io devo soltanto trovarmi Ah, poi ho notato che dobbiamo parlare più forte, se no non si e... Non sente. sentiamo. Io e Chiara parliamo troppo piano. E Dobbiamo... Tu parli giusto. io? E beh. Dobbiamo parlare forte. Ok, E parliamo forte. beh, Allora. scimmuggiando Non ci sono l'euro, i primi cinque. scimmuggiando 50 euro. Ok, Vabbè, no, ci ora sono. sì. Allora, Vuoi fare di nuovo a capo? Forse è meglio. No, no, Carusi. Leon. Leod, Vado, se... Leod. No, su questo accetto. Vabbè, sì. Vabbè, tu fai l'altro game. Sì, no, tu inizi a furriare, che non ti aiuta in Ma bucata. già l'abbiamo fatto con Almeno loro. sappiamo. Ah, chi la Allora, sa? io tornerei all'inizio, nel All'inizio. senso là, negli attivi. Negli attivi, dove c'è uno degli oggetti? Qui spiego la mia illuminazione. Vai, vai. Chiaro di così, Angela. No, puoi andare, sei libero di fare ciò che vuoi. È a casa No, tua. sono a casa mia. Allora, se non lo finiamo stese, no, vabbè. Spese. Cambiamo Geo. geo. Qui si notifica tutti i membri. Tra un po' apriremo anche il canale. Ok, comunque Victor stava giocando a GTA. No, Ciao Victor, lo ancora non c'è. so che non sei, ti saluto però da dopo una live all'altra. Non è Gelena. Allora, Andiamo su una io ho relazione pensato virtuosa. che Che questo foglio, ok, vai, facciamo foto. Questo foglio, aspetta. Questo foglio ci spiega praticamente che Daphne, cioè, che non è un caso che Boer si è mostrato di Daphne. Io a questo ho pensato, non so voi. Perché? Perché? Perché lei è imparentata con... Ah no, quello è l'altro. Allora, ho pensato. Quello, questo poi ha quattro. Ah, no, A scandare magari no. No, aspetta. Giulietta è presente, buonasera e benvenuta. Ah, ciao! Sei contenta che stiamo perdendo Io sono questo gioco? distrutto, Gelena è carica, Geara sta tutto bene, ma è svegliato. Non lo si vede Ciao niente. Giulietta. Allora, un attimo, poi giù qui, da prendere le Golia, le Geolia, che ne vuoi una? Ah, mangiatina. No, non la voglio. Penso che Chiara. Non lo spiegato, c'è Giovanni. Niente, allora non so niente. Prendi la mappa, aspetta, vediamo se ha un senso questa teoria. Perché non mi fa vedere gli oggetti? Non lo so. Ma basta che non sono già più possibile. Non prendi la mappa un secondo. Prendo la mappa. Ecco. Ci ho risposto. Tu in che senso mi chiedi? Cioè che tipo la stanza qui sopra corrisponde a quella accanto alla chiave. Tipo vista in maniera opposta. Il fatto della voce può essere anche perché io sono maschio, queste femminelle. Allora io ho avuto questa specie di illuminazione che Vai, chiaro, sta ovviamente non ha molto bene. Vediamo, Però aspetta. Ah. allora c'è questo femminitri. In questo femminitri ci sono quattro blocchi rossi che secondo me corrispondono ai nostri quattro oggetti mancanti, che in questo caso sono tre. No, in questo caso sono due. Perché ce ne mancano due, ok?
questi blocchi potrebbero corrispondere a un punto della mappa. Ah. Perché la qua non è quella. Secondo me il tuo ragionamento. Dove però andiamo? Però il problema quindi... è dove andare. Ecco. E poi facciamo a corrispondere. La domanda. Giulietta, tu aiutaci, va mentre noi ci scervelliamo. Ah, sono pronto a fare tarda notte. No, ma stasera Genova se ne va a luna. Sto scherzando. Scherzando. Mi caccia la luna. No, 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 stai. Devo rimanere fino a luna 5. Dormi con Chiara. No, luna è seduto. Tutto le gambe distrutte. Però se stasera mentalmente sono a zero. È sempre miracolo. Come anche Genova si mangia una gorilla lì. Logicamente non posso andare. Perché? Come parlo? Facciamo la pubblicità da due nella bocca. Sì, Ciccia. Allora, che sia buona sempre. Allora, oggi ho dormito per tutto il giorno. È successo veramente uno scherzo. Anche Gelena. No, io ho dormito fino alle 2:15. Non è male. Allora, come potrebbero corrispondere? Ma scusa, cioè, quindi no, secondo te è tipo questo blocco rosso? Scusa, Cassupa per esempio, la non c'è niente. Non lo so, secondo me non. Forse no. Però che è parte dell'albero. Cioè, boh, effettivamente non fai no. Secondo me, cioè, nel senso, per esempio, ammettiamo. La pietra che era nascosta in quella statua, dove è messa? Vediamo, spiegaci, illuminaci. Allora, dov'è la stanza con le anime? Non è quella gialla? Uh-huh. Sì, quella là. La dovrebbe ricordo. Essere forse tipo questa. E però è a destra. E mi dà niente a destra? No, è al centro. Come è a destra però? Ah, tu dici la stanza. La stanza, sì. Ma... E questo, poi, quella della barca, quindi quale sarebbe? Vediamo. Ma la barca non abbiamo preso l'oggetto. Come no? Abbiamo pulito l'ancora. Sei andata fino alle 22:10. Ah, hai dormito. Ma che ca... Ma scusa, ma come mai? Cioè, quindi fino a un quarto d'ora fa? Ma scusa, ma vivi di notte? Cioè, vabbè, c'è la pubblicità, forse non ci sento. Parliamo tra un po'. A parte gli oggetti non ci vengo a guardare. Quali oggetti? Che abbiamo preso. Ah, no, ma sì. Ma dobbiamo riprendere. Se avevamo una foto, una cosa. Perché forse secondo me in ogni mondo ci sono due oggetti, quindi dobbiamo vedere. Sì, ma qua mancava la pietra. Mancava la pietra. Vabbè, però. La pietra. È in quello della barca. Il compass e il sale, l'abbiamo preso entrambi. Vero, in quel mondo. Nel mondo l'ultimo, questo qua. Esatto. Quello là. La pietra, dov'è che l'abbiamo presa la pietra? Nel... aspetta. La sede delle anime. Dove abbiamo preso pure l'argilla e corrisponde. La stanghetta prima va con quella... Quella la stanghetta a sinistra va con quella. Quindi ci manca quello dell'acqua. Quindi la barca e dove abbiamo preso la luce c'è il mondo quello, secondo me. Quale mondo? Quello spirito? Questi due. Questi due, quello dell'acqua e questo qua. Questo quello quindi l'ora. Capito perché? Invece, perché hai capito il mio ragionamento? Per la cosa, per le stanghette. E poi proprio ogni stanghetta tipo a sinistra rispetto alla stanghetta più grande sono. Quindi dobbiamo tornare sul mondo dell'acqua? Sì. Nell'acqua che è nel viola. Prima ritorniamo nel viola? Torniamo nel viola. Ieri sera non ha dormito per quei cani. Ah, cavolo. Comunque Giulietta non sono bot, sono mia mamma e mia sorella. Qua ci siamo. Sono quelli i telespettatori e tu sei la parte. Wow. Allora arriva Victor che ci porta un po' di bot. Ma Victor sta facendo una live. Sta giocando. Per... Io ho salutato, ho detto anche non vedi i fantasmi. Nessuno ha risposto. Vabbè, forse no. Mi ero impegnato. Poi come ha detto, quando parli tu ci parlo. Casualmente. Genera non conosce il suo potere. Sì. E la mattina. Chiara è il COVID. Sì, abbiamo avuto il COVID. Lei la mattina si alza, poi dallo specchio dice: ma cosa sei pazzo? Cioè, ma pazzesco! Guarda che sono pure ingrassata. Sì, si vede subito. Proprio. Che le scassavano i tre quarti della circonvallazione della Mirza.
Dove vado? Ma qua dove dovremmo andare? Ma qua c'è dentro una saletta. Ah, è il mondo del cielo, vedete che è il cammino. Dove c'è il piccone? Ah, ah. Siete tornate, era già richiesto. Poi dove c'era qualcosa di strano, però. Ma quel pezzo di vetro. Però è di questo. Sì, effettivamente. Questo quadro. Tranne che poi comparirà qualcosa lì. Non chissà. Ma tipo quella statua. No, anche perché quella era un bug, capito? Che? Ma ho un numero di vertebra? Povera Geulia. Ma non è che sentiamo anche tu? Già l'abbiamo utilizzato, questa prova era l'utilizzata. Il vetro dove... No, non è vero. Questo. Ma secondo me questo è del libro. Ma è... Come si ha? Bella domanda. Questo libro non l'abbiamo fatto. Questo libro è però un sigillo. La nostra libro. Domanda di Geulia. Vai. Stasera fino a che ora state? Pensiamo fino alle 5. Noi speriamo di finire in realtà. C'è, se più o meno vi siete fatta un'idea. C'è. Ci a vostro cuore. Speriamo presto. In realtà no. Secondo me ancora almeno un'oretta di gioco passa, sì. Anche se non è l'una. Speriamo di finirlo, intanto, e poi di dirle che cosa ne sono. Bau, c'è un cane, Giulia, bau! Senti, bau! Sì, c'è stato. Giulia non piace questo evento. Brava. Senti, bau! Che più forte! Allora, se non ti piacciono i cani possiamo andare d'accordo. No, i cani sono belli. Poi ne riparliamo tra 5 anni. Però. No, ma chi è Dodge, ma si può capire. Ma non si esplora. Si può capire. Sì, no, ma non farò nulla. Perché dopo? No, ma ricchi, vabbè, io poi siccome ero stanco, ho fatto battute. Ci devi raccontare? Sì, no, vabbè, l'ho detto. Non si può dire Clyde. Non si fanno con la cicogna, ecco. Ah. E lei dice che poi non lo spiega lei come si fa. Sì, non è una che domanda mia. Da dove vuoi? Poi quell'altro gli va a dire. Ci stanno un altro paio di bot, ma questi sì, probabilmente sì, a meno che è gente che è interessata a capire come si finisce Gates 2. Non credo, ormai. Magari è Saromaster. Magari è Bue. Magari è Bugalalla. È bello, Bue. Sarebbe. Magari è Zio Logan. Vabbè, no, Zio Logan è in live. Già l'ho visto fino a... mentre mi preparavo per me, fino a del papà guardavo pure. Bravo, perché non ci sono cose? Perché non c'è niente qui. Ah, l'ho visto mille volte. Devo andare dallo spirito. Ma ha senso? Ma già là l'abbiamo trovato. Ricordiamoci. Sì. Ma io sto bordello. Qua vabbè, brilla perché c'è. Comunque sì, ti perseguitano, Giulietta, è un troppo. Ma... A me perseguono. Loro mi perseguitano da 33 anni. C'è lo specchio quello lì. Cioè da 100 anni pessi. Ma se provi a rimettere l'intralossi? Ma non c'è più, è scomparsa. Ma cosa è vero? Cos'è l'infrarossi? Non lo so. No, vabbè. Basta che non è questo che... Ma... Che vediamo l'immagine che ci bleocca. Non so dove se lo stanno portando in carta. Non te lo può portare oltre qua. Attenzione. Se non può andare oltre in carta. Che sia un segnale? In che arte? I love you, baby. Geulia non crede che ho 33 anni. Perché quanti dovrebbe avere? Ne darebbe 13 come lei. Beh, per certe cose, sì, almeno tiene 13 anni, tipo così. Ma
giusto? Mm. Esatto, perché io in fondo conto ho 13 anni. Ah no, gli anni di Cristo Santo! Ecco perché non c'è niente. Perché è una stanza inutile, il fantasma, è un nonno. No, si scambia. Il san nonno. Sì, lì. Ma dico, basta che non ci sono... Ci salutiamo lo spirito. Basta che non ci sono le due di nascosti che non teniamo. Non ci ne. Come quello lì. Ma dov'è la cosetta rossa? Si persi. Si perdette. È persa. Perché non può uscire? Perché? Perché è bugato. Questo gioco... No. Un bug. Comunque, la prima volta che mi hai visto me ne dati 25-26, grazie cara. Io apprezzo il tuo impegno di farmi sembrare più ciovine. Vabbè, ma è vero, non sembra di più abbiamo. No, in effetti no. E quindi per questo merito una bella 18enne? No. Giù. Sì, però lascia. Lui dice che c'ha la 15 anni. Cosa? No, vabbè, avanti, se no mi ha spellato, non è come la serie. Ma quella sera pure stiamo spellando. Ma no, che se tolto, vabbè. Cristo santo. Che devo fare già? Cambiare mondo. Ma cos'è la cosa infrarossa? Non è sotto. No, non c'è. Non c'è, io gli ho rifatto tutto. Cristo santo. Ma è sinistro. Poi c'è carità un foro. Finito di nuovo. È sotto. Cioè, sotto sì. Chiara, si sta perdendo. Allora, arrivo qua magari, No, sarà che io l'avevo portata in carta. Non si poteva uscire dalla casa. E allora sarà tra una stanza e l'altra per terra. Cosa l'hai mangiato? Anche per me, perché ieri ho ridicato tutto. Ho detto 18 anni, non puoi sentire le sirene, Giulietta. Andiamo, esci da... No, ho detto 12 anni. Qua. E ora ci sono film devo stare zitto, basta. Questa storia deve finire. Bravo. Basta. Fai attenzione che la volante è sotto casa. Sì, una volante piena di bau bau. Erano 18 anni, ma comunque sono comunque troppo piccole. Qua non ce n'è, e il 17 che ne fa 18 a settembre? Sì, no. Che studi assai? Che sua mamma praticamente l'ha rimproverata perché oggi si sta mangiando la gomma prima di entrare nel campo di tamburelli. Allora, ha paura del soffocarsi. Ah, non è giocato. E il professoressa, c'è una fastidio. Anche l'elicottero dell'FBI è pieno di miau. Gatti. La musica era cambiata. Era cambiata la musica. Un genere. Ma non vuol dire niente. Sì, rientrate, la musica è fissa. Ascoltiamo, non si sa mai. Però la musica dice. Se ascolti la musica si sblocca qualcosa. L'antenna, se c'è qualche indizio. Tipo, oh, una pietra. Ma questa donna che cosa serve? Nulla. Non c'è servita a niente. Mi stanno svuotando? Oh, che cazzo? Svuotando. Cioè? Ci arriva la SWAT. Ah. Special Weapon Army Technology. La SWAT, una squadra speciale, no? Di quelli che anche d'attacca. No, ma anche quando vi... Anche quando mi difenderebbe Gelena dicendo che me la faccio con i 35 anni. Molto Gelena. Sì, sì. Non mi difenderesti? Anzi, Geara mi difenderebbe. Perché ti fa attaccare a poco, così si picchia la stanza. Ma per la stanza. Perfetto, grazie. Ma quindi l'abbiamo finita? Sì, Giulietta ci tiene alla mia incolumità. Devi vedere sotto nel cerchicone. Andiamo sì. A picconare. No, poi perché le lasciano? Sono alcune stanze illuminate. Certo. Caroline, Gerna, ci giochi per Peggio e Zubi? No, non vuoi dire no? La gag è... Sapere il kit workshop. Ah, Gerena, ah ecco. La gag di oggi è stata che a Lido Azzurro c'erano due ragazzi. Vabbè, in realtà una ragazzina di 12 anni. Una di 11, no, ma non ci ho fatto niente.
Ma... Allora, questi qua erano dalla, dalla là, erano macelli, no? Qui a destra, sui tavoli. Perché mettere sempre le mezzo in genere già, perché le voglio tanto bene, più due. Di più a... Che ci vuole torturare. Di più a Genera, non so. Certo. Vabbè, Genera non come amica e a Giara come, come sorella. Allora, per piccole cose. Solo che Genera è come una sorella, quindi come si fa a seppellire... Capito? Io a Genera la, la conosco da soli 11 anni. Sì, 2011? C'è Sasco! Comunque niente, c'erano questi due ragazzi macedoni e praticamente sì. Siccome più parlavano in inglese, volevamo sapere qualcosa sui tamburei. Nessuno ci ha saputo parlare in inglese. Arriva il piccolo Giovanni, tu che ci sai parlare, parlaci tu. Ci ho dovuto parlare io. Giovanni, una bimba e un bambino di 11 anni. Lei ne aveva 12, ma non era per niente sviluppata. Non era avviluppata. Che caldo, Cristo santo, Giulietta. Oggi compri il ventilatore, come dici qua. Il ventilator. Stavo dicendo adesso che arriverà il ma massimo. Il drop. C'è il drop. C'è il drop. C'è la curta, mi deve fare un drop. E l'ho fatto. C'è un minimo di lag, ma... Giulia. Ma il piccolo mettilo nella stanza di burro e spacca già tutta la porta. Doveva mettere nel fumo, non lo so. Nel fumo? Sotto la stanza di fumo. No, è destra. Quindi, capito, non era sviluppata. Cosa di pazzo? Era avviluppata. Io vorrei che... Anche quando non vedevo niente. Ti devo caricare? Io sono l'uomo più buono del monte. Può essere che la sento grossa sotto. Sotto, sotto. E questa era una cosa più bella. No, sotto a sinistra, ne andavo lì. Sotto a sinistra. E lo fa. Non fa niente. Cambiamo mondo. Dallo speed dobbiamo andare. Che palle. Giulietta, fatti una doccia in continuazione, così devi impresi. Il capello è già ieri. Ma che da bellino, sai. Noi nella notte ho fatto qualcosa invece non credo. Ma proviamo a fare il rituale e perdiamo. Di nuovo? Metti che poi vinciamo in realtà. Perdiamo è finita. Ma no, ci arretri, non penso. No, che... Ah, che fa mio fratello, va bene, va. Che sto cominciando. Puoi andarci ma fare, cioè, ripensarci subito, fare il rituale. Però, niente. Scusa, tuo fratello perché non è a letto? Chiara quando aveva 10 anni a letto già era a letto. Che tempi stupidi. Tempi belli. Alle 8? Allora, vero. Io mi ricordo che quando ero piccolo, mi guardavo Tom e Jerry fino alle 8, ma davvero, e poi c'è il TG2. Io mi ricordo che il tempo che c'è il TG2 andavo a letto, Massimo, si vede male. Che piccolo. Un vero piccino, ma se il genere lo mettessi su ma toccare le... No, ma non è vero? No, io vedo trovare io, no? Sono fan. Vedo stato. Cioè, te ne state andando a fare tutto tardi. Ma c'è sta musica di inizio. Fastidio. Questo l'avevo fatto ieri. Sì. Pure mal di testa, che c'è il mensile? Io no. No, tu no, lo so. Guarda, siete già in... Come lo sai, scusa? Lo sa. Lo so. Lo sa. Ma così. Ispirazione. Ma il cuscino... qua che viene... ammazzato. È lui che viene ammazzato, guardalo bene. Certo. Sì, è quando cercano di togliergli l'anima. Quella cosa da sotto cos'è? Mi appaio è l'occulto? Sì, no! L'occulto. Qua non ha senso questo. Intanto là c'è stata quella cosa, eh? Che ho avuto l'illuminazione. Dopo di nuovo la Rolex che ti dice? Sì, l'avevo fatto ieri, l'ho fatto. Ma allora perché sono tornati qua, stavo perdendo tempo? Perché non sapevo che cosa fare. Ah, lo spirito doveva andare, capire, poi era giusto. No, no, no,
No, lascia stare, oggi mi sento proprio male. Mi dispiace, Giulia, forse dovresti ordinare un caffè FC. Buono. Mi riprometto di offrire un panino di un euro a Gelena. No, e se fa la piscina su Twitch ce le offro tutte le cose. Sì. Così ingrassa definitivamente e non può fare la cosa. Sì. Però... io stesso lo fare un po'. Ma lui che non lo sta andando mettere dentro il 150 io. Povera Angela, stiamo parlando del suo corpo impro. Che? Io sono... dov'è la cosa nera? Non c'è più la cosa nera per distanza. Non c'è mai stato, perché io te l'ho... Sì, no, no. Io te l'ho sempre chiesto, uguale. E tu mi hai detto, no, non è normale. Io te l'ho sempre chiesto. Qua ci sono sempre stati questi interrogativi, perché c'era la cosa nera. Vi giuro, sì, capito. Non ci sono mai stati, perché io te l'ho sempre detto e tu mi dicevi... Esatto, ma non è stato. Ci sono sempre stati. No. Vi giuro, giuro. Quando mai sbucchiamo? Vi giuro, anche io vi giuro. Guardiamo una live passata. Va bene. Allora. Comunque Angelina, ci possiamo andare lo stesso lì. Ma... ma io ve lo dico sempre, poi no, no, non è importante. Ma non ci sono. Che devo fare allora? Vai dallo spettro. Non ogni santo giorno c'ho sempre mal di testa perché c'è caldo. Te l'ho detta la soluzione. In Sicilia. Ma mi sono i genitori. Infatti, muore. Non è vero, il video azzurro si sta bene. Benissimo. Sì, oh, oggi stavo morendo. Appunto, c'è un caldo su. Ma fa fare a goccia dopo la seconda. Tutti i giorni sono qua, eh. Prova a rimettere tutti gli oggetti. Sì, sì. Prova a rimettere tutti gli oggetti nel buco, nello spirito. Ah! Ma perché? Perché non hai sede, spirito. Iniziamo nell'acqua. Sì. Vabbè, questa è inutile. Non ragioniamo su cosa comune gli oggetti. Quello che dico sempre. Allora, il primo oggetto in cui dice è quello del calamaio. Della madre e figlio. È il calamaio. E l'astrolabbo non sappiamo come usarlo. No, stasera ce l'ho fatta ieri con tutti. L'astrolabbo è andata, ma non è. O l'ho portato in qualche altra stanza per non metterlo in mezzo a sto bordello. Ma cos'è questa cosa? Non lo so. È un po'. Ma è questa cosa? Sì. Ah, no, è tipo uno spazzatore di piede. Il lume? No. Sì, è tipo... Comunque ci manca la stanza. Lo dico sempre, poi no, non è importante. Non è importante. Però dopo... Dopo quando? Dove fare il rituale? Secondo me no. Secondo me è come quella stanza, era per sbloccare nel mondo dell'acqua. E quindi dobbiamo sbloccarlo in qualche modo, se non sto... Sì, ma noi ci interessano gli oggetti. Il nostro lampo che non ha male. È qui comunque, sei qua, cosa fa? Bella cosa infrarossa. Lo spirito non può restare così a vita. Secondo me l'abbiamo usato. Deve essere liberato. L'astrolabbo. Comunque lasciamo stare tutto ciò, Giulietta, la condizione della giornata. E così la commentiamo in lì. Daphne, ormai sei morta, è finita. Così muovere quella stanza. Fare la mappa ora? Visto? È quella senza di lui. E allora vai a destra. Ah sì, giusto, c'è il coso, l'ufficio. Sì, non c'è niente. Questo è qua l'astrolabo. Si une. Nell'accettazione? Ma il crocifisso, perché non va sul crocifisso? Anche io c'è il crocifisso. Ma può passare in qualche senso? Sì, ci è arrivato infatti. Ma chi dovrebbe andarci? Sì, ma noi non ci metto. Vabbè, ci dobbiamo. Sì, ma non... Il punto è più interrogativo. Non ci abbiamo i gemelli. Dovrebbe essere nella chiesa comunque. Sì, perché era sempre possibile. Non è che mettiamo l'astrolabbo.
sarà pure molto. Ma forse era un buon. Prima come ruota vuole. Sì, è il sale. Compatto il sale. Abbiamo trovato. E allora Carussi è pronto il rituale. Dai, non possiamo impazzire. Ne mancano due. E se mentre è risposto lo spiego più importante qua. Il crocefisso. Cosa le consigliate per il mal di testa? Perché vi dina? Occhi. Non ci avevo pensato a questo. Giara, ti consiglierebbe un occhio, ma bisogna essere prima maggiorenni. No, non mi stavo pensando. Quello piccolino. Sarò master, ha scritto occhi. Occhi. Sarò master, buonasera e benvenuto in live. Ricordiamo a chi somiglia Sarò master, che è guardiente di riso spiccicato. Dai, è uguale a lei. Va bene, Davide Chio. Visto? Sei Davide Chio. Quindi cazzo quello per dire questa cosa. Oppure una moment. Una bella dormita, secondo me. Risolve tutto. No, è tipo una 50. Aspetta. Noi ci sentiamo bene. Aspetta la musica. Sì. Aspetta che... Il crocefisso. No, buonasera, buona cena! Era buona cena! Sarò master, se poi riprendo la foto di ieri sera e procedo. Perché non scende? Interessante! Perché sotto c'è il cuore. Ah! Allora, ma allora non abbiamo fatto dove c'è il cuore, il crocifisso. Voglio andare anche qua, ci abbiamo provato a vedere, può essere che quando c'era cambiato qualcosa? Che sono due interrogativi? No, guarda, uno è il crocifisso? Sì, uno è quello sì. No, aspetta, e l'altro, guarda? Quello sotto, sempre strano. È bugato, è bugato al lato. Comunque sarò master, la prossima volta che verrò agli Etna Comics dirò a Davide Uzzo che siete uguali, siete la stessa identica persona. La foto quella che si è scattato con lui, la il crocifisso, no, non si può arrivare, tu dici dove sono le... è vero, ragioniamo, ci aspetta. Dobbiamo sbloccare il lato. Caro, siete qua, è qui, siete qua. Oh, sta qui, andiamo bene. E allora prendi il rituale. Qua dobbiamo riuscire a fare. Ma non si toglie questa cosa neanche. Ma scusa, l'aveva tolta. Quello che abbiamo fatto il tutorial. Cioè, quello del tutorial ce l'aveva tolto questa cosa nera. Non vorrei che il nostro abbia bloccato. Ma io ci ero riuscito comunque in qualche modo. Forse con la mad di water c'ero riuscito. Comunque dice che non c'entrano niente per il dato d'uso. Ah, lui è contrario a questa tua idea. Sì, dice che non c'entrano niente, ma sanno gli stessi baffi. I baffi. Siete uguali, esatto. Vedete, quei spiritosi uguali. Avete la stessa ironia della sorte. Vero, ma stai vedendo. Volevamo fare quello che vedo, non ci ne conterà. Io cambierei il mondo. No, è qui. Ma cosa cambierei il mondo? Sì, chiamiamoci. Ma sta cosa, ma sta qua. Ma stasera, perché non avevo bisogno. Ah, ma tu so, siete la maratona, no? Sì. Boh, si vedono tante cose. Ma oggi è più bugato del solito, non mi picca le cose. Sì, no, ma è... Poi non è qua. È più bugato del solito, fantastico. Ma me lo picca? Dice, siete passati dal seguire un foglio a farvi seguire da una croce? Sì, in realtà, in realtà da un crocefisso. Ma me lo picca? Vabbè, ma il genere non è una maledetta. Ma è inutile stare in questo mondo. Sì, ma perché non me lo picca? Perché è bugato? Io c'ho il tocco magico. Questo? Altro.
posto generale. Però dobbiamo fare. Non mettiamoci a fare tutto. Dobbiamo sbloccare. C'è un Kaiser. C'è l'astrolabbo. Mettiamo crocifisso su qua, crocifisso su qua. L'astrolabbo qua. Ci abbiamo provato, non fa niente. L'astrolabbo qua è il terzo. Ma ci facciamo una nuova volta. No, no, mi fido se c'è una specie di G. Non me lo ricordo. Gelena, era loro niente. Comunque sì, sa, qua non stiamo capendo niente. Ah, la situazione è nera. Già io so. Io ma come dice che l'hai capito? Però so, che ti posso dire? Perché stiamo annoiando. A Genova sta arrivando il mensile. Solitamente è o a fine mese o all'inizio. Perché non è vero. Vero! Statisticamente è così. Giovanni si intende di mensile. Di 20 sì, di 14esima mensilità. Ma poi Cristo Santo! Perché non lo vuole? Oggetti sacri, più stato dopo crocifisso, che c'è? Perché? Sarebbe molto divertente se uno di voi dicesse vado retro Satana. Io ti dico vado retro Santana. Che diceva il ma perché dobbiamo dire vado retro Satana? Perché eravamo nel crocifisso. Ah, ma che si attivava. Ma invece aguzziamo la vista per qualche punto ripetivo che non vediamo tutto quello della statua. Ma già l'abbiamo fatto. Abbiamo visto. Dai, Lo rifacciamo, ma che facciamo un tre occhio. Voi dite che è lo stesso. La campana, la campana. Via lo fanno. Ma tu questa le vedi? Sì, le vedi. Sì, sull'ascensore di esatto. Dove? Sopra. Che c'è? Il cassetto è sempre stato lì. Sì, c'è cioè, il quanto trovi il cassetto. Non vedi? Penso di sì. Sì. Non so, mi è venuto un po', mi ricordavo che non c'è. Mi sembra male. Adesso si sente. Scusa, ma è tutta la notte così. Lasciatelo così. Vabbè, così Chiara può studiare. Non le chiediamo mai queste cose, che cose bello. Ma no! Questo è il leggio. Sto vedendo perché non andiamo avanti. Allora, torna... Casca, lo sapevo. Tu tornare da... Oggetti, da Buga. Suo fratello è sparito, non lo trova. Che peccato, sembra dispiaciutissimo. Voglio vedere. Povero suo fratello. Ma non so di vivere a casa. Io mia sorella non la vedo mai. Allora, qua. Ragazzi, oggi Fraterno. Allora, mettiamo qua. Il gatto l'abbiamo utilizzato. Cos'altro? Quello cos'è? Il cosino l'abbiamo utilizzato. L'abbiamo utilizzato, sì. Perché è una tre figlie per aprire la cappella. No, scusa, allora, caro, che la conchiglia non abbiamo utilizzato neanche la forchetta. La forchetta l'abbiamo utilizzato. Capito. Ma quella non andava nel top. La dieta no. Targhetta? No, infatti la dice. L'abbiamo trovata accanto. Infatti dice cappella. Una semplice targhetta senza un nome. È un po' triste. Dagliela. Vabbè, aspetta, com'è dove c'è la tomba? Quale tomba? Torna indietro, dove c'è il passaggio di Morosino, c'è la Magic Water. Quindi sbagliai. No. Visto che ti ci fa andare a certo.
Qua intendo, qua sopra. Prova a metterla qua. Ma cosa? La targhetta. Ma ci abbiamo provato! Abbiamo provato a metterlo in quello. Io ho provato tutto in questo modo. Ma qualche tomba? Mettiamo la tomba, mangia. Non c'è quello interrogativo. Mamma mia, sono Bro, grazie per l'abbonamento. Leone, un bacio enorme a Leone. Prego. Enorme. Così. Leone, avanzi mille miliardi di mille. Allora, io giuro qua. Sono Roberto Rosini? Va bene. Stai dicendo giuro qua? Giuro solennemente che al mio prossimo stipendio donerò 50 euro a te. 50 euro allo Zio Logan. 50 euro a chi altri? A TRN Alfa e a Gelena, e a Sarah qua. E a Gelena quando fa il compleanno. Ah, oh, vai, no, perché? Non funziona. Buttala. Targhetta senza un nome, dove posso finire? Dove senso qui, che c'è Morosini. Ma questa stanza non ha senso. Niente ha senso. Non avanzo nulla, no, bro, ascoltami. Questo? Ah, si, sì, scusa. Seriamente. No. Prima, poi devo fare questa mezza donazione a tutti quanti. Cioè mezza, questa donazione a tutti quanti. Mezza donazione. L'altra metà qua. L'altra metà quando Gelena fa... La piscina, non la faccio la piscina. Glielo dici anche tu, Lore, devi fare la piscina. No. Anche con Geara. No. Ma facciamo un videogioco. I vostri fidanzati hanno detto di sì, che dovete fare. Facciamo un videogioco io Chiara, non in piscina. Senza piscina. Allora, il costume. Solo col costume di sopra. Vai. Bravo. Allora, ok, vai, tu lo fai, senza piscina. Okay. Questa targhetta, ma mettilo in uno di questi scritti di sto pazzo criminale. Di questo Vero. Pazzo? Okay. Vai, in questi leggi. Là, qua, vai. No. L'altro. Nel leggio. Lì. Non si può mettere proprio. Un predio. Oddio. Siamo persi. Qua è la cassa, qua è la tua tomba. Allora, dobbiamo guardare il mondo. Non ti preoccupare, Giulietta, ci sta l'errore tra SEO e... Comunque sì, seguite immediatamente il dottor Lorenzo Chill e abbonatevi. Lui ora ci farà delle live su viaggi in Svizzera. Che bello, in Svizzera. In Svizzera. Te, guardati le sue storie. Aspetta, vedere questo, vai. Voglio andare pure io in Svizzera. Lei ora raccontaci della Svizzera. Ah, no, vi? Beh, detto. Ma sono poco. Eh sì, perché le storie forse questo non si vedono. Chiaro, non ti tutorial, no? Lo sanno. Bellina. Io farei... Ma che bello. Si sono trovato troppo bello le case. Fare anche Giara guarderà. Lec de Neuchâtel. Ma è pure pulito. L'acqua pare pulita. Ma ragazzi, siamo a Catania. Bau. Però non solo. Chi? I cani. A cucciolisci. Già, la Svizzera ha tanta roba. Catanista mi propone il Discord. Va bene, Salon Master si può fare. LOL. Salon Master si può fare, se volete io posso... Vabbè, facciamo il Discord, tanto non è che ci distraiamo più tanto, no? Ma Discord in che senso? Che parliamo di sono in live con loro. Ah, sì. Giusto? Si può fare, Salon Master. Io mi sto mirando un botto. Sì, va bene, Giulia, così ci stai anche tu in conversazione, così... Fai sentire la tua vicina di 11 anni a Gelena. Hai detto che ha 13 anni, quindi non sa cosa fare. Io non so cosa fare. Saro Master si può fare comunque. Se vuoi. Come dovete. Quando siete pronti ti dica altro scodo. Ma non perché ci dico che ti vuoi dietro queste ombre? Puoi vedere qualcosa? No, vabbè, il vortice. Vai a sinistra. Chiama. Quando vuoi, ok. Allora, un attimo. Non
La targhetta comunque potete andare anche in una di queste tombe, io pensavo pure. Vero, ma mi sa che già ci avevo provato, però possiamo ritentare. Sì, sì, l'uomo può passare, sì, sì. Ma c'è la bandiera, detto che l'hai fatta passare. No, 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 puoi farti il giro. No, 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 lo puoi fare. Ah, è vero, vero. Ora sì. Ora sì. Allora, targhetta. Allora, qui è chi su, prova. Sinistra, poi vai su. Allora, su. La madrugada non è più un mardi. Ivan! Vai su ancora. Catanista! Oh, no. Ivan! Mi sentite? Io lo sento. Catanista! Buonasera, buona cena! Ivan! Ma Ivan è l'unico che non c'è. Catanista! Ivan! Carusi! Si sente! Buonasera! Allora, sentito cosa ha detto Leone? Che se ti apri una piscina possiamo chiudere baracca e baracchini. Gianni, te lo stanno dicendo tutti, basta, devi fare. Che vuoi dire? In che senso? Ragazzi, cosa ne pensate di Gelena in piscina? No. Io dico subito. Come, in che senso? Che no, fare il limite di Gamland? No. Rifacci la domanda, non ho capito. Secondo non lei... Non state invitando in piscina. Esatto. L'altro che parla è Catanista. Ciao Catanista, ciao Leone. No, è Star Master. Ciao, digli buonasera, buona cena. Antonio, il buonasera, buona cena. L'hanno sentito, solo registrato. Un attimo, sta concentrando. Vadi, buonasera. Non ti è sentito bene. Ivan, è perché ha votato. Catanista, buonasera. Ma si sente piano? Non faccia un incidente, stia calmo. Comunque Leone in realtà dice... Se faccio un incidente muore solo il conducente, che sarei io. Sì, conducente, per una buona cena. No. Dice Leone, mantieni la dignità. Esatto. Vabbè, allora gioca con un costume. Bravo Leone. No. Vabbè, gioca come vestita da oggi. Avanti. Giochiamo un mito gioco. Vai. Ma io in piscina, non fa niente. Perché sono andata da qui? Ma in costume, perché non è solo piscina. Facciamo il rituale, abbiamo finito. In piazza, mamma. Ok. Dove siamo? Va bene, catanista. Stanno parlando di questi satanici. E lui se non è da vedere io come battuta, è lui. A parte che non seguo abbastanza da vedere io, quindi non lo so. È lui, è di lui. Lui è un quale in tutto e per tutto. Ora io prendo la foto sua di Facebook e poi prendiamo la foto di David Chio. Dovevo andare, una foto strana. Va bene, no? Ma c'è il porto. Madonna, quella foto io la sto prendendo a mezzo monte. Quella foto semplicemente l'ha vista tutto il lido azzurro. Ah no, tu allora, tutte le console. Allora, questo è stato Master, lo state vedendo? Sì. Ora noi prendiamo Davide Ghio. Allora, stiamo vedendo, giusto? Ah. Mi dispiace. Cioè, sono diventato più famoso in questa foto di quando ho fatto il cosplay di Messi. Esatto, io vedo, esatto. Hai fatto il cosplay di Messi. E possibilmente siete conosciuti perché loro sono assidue frequentatrici. Già. Degli forse probabilmente si è fatti la foto con tutto il telefono comics. Sì. Cosplay di me. Provanti. Al nostro tempo. Dimmi che non è lui. È lui. Ma vabbè, questa foto no. In questo punto no, vabbè, andiamo un attimo. Foto no? Guarda! Ma perché mi far vedere foto di Davide Chio? Guarda quale foto gli sta facendo la te! Ma questa Sandra non si può fare niente, vero?
Ovviamente no. Forse sì. Ma no, abbiamo fatto bene. No, è che siamo scemi. E perché no? Non siamo più scemi. Ma non penso posso fare. È vero, non abbiamo fatto niente. Giulietta, parla, tranquilla, ti sentiamo. Quella è sconvolta. Quella è sconvolta. No. Ivan, ma non c'è Ivan? Ivan ancora è presto. Ma Ivan ancora sta mangiando. Deve sboccare alla mezzanotte. Sì, a proposito di mezzanotte, scambi speciali oggi li abbiamo fatti? Io ne ho fatti 14. Carosi, voglio il mio tosciutto 100%. Ma stai volendo troppo, non esistono. Per i comuni mortali? Ma non è vero, non esistono. Comunque lui l'ha trovato, ma questi non esistono. Non di più. Che un carrello e ciupotti a bue. All'ombra dell'ultimo cuore. Secondo voi se uno porta un carrello... Io non lo posso... Genena conosce questa canzone. Questa canzone. Carusi, aiutateci comunque, cosa possiamo fare? Mi spieghi che capitolo siete, ve lo cerco su Google, lo giuro. No, no, ci abbiamo provato un carrello. No, no, ma poi vogliamo fare questo. Sono chiara, per il carrello? Spesso carrello. Vai a te, ok. Non ci sono, non c'è niente, non ci sono indizi, perché questo gioco è uscito un mese fa e nessuno gioca perché fa schifo. Non possiamo neanche ingroiare. Ma che è? Giocate a giochi... Prova nessuno. Ah, perché abbiamo giocato l'uno e l'uno era bellissimo. Esatto. Quindi fino al 2 ci siamo emozionati e invece. Allora io lo faccio ma non lo faccio. Lo faccio ma non lo faccio. Comunque nel tipo spostato di poi ieri. Ma quel no, è uguale. Cosa? Quale cosa? Non lo so, cricket. No. Ma è quello spettro sulla porta, è normale? No, vogliamo ucciderlo! No, stiamo cercando di ucciderlo, che sarebbe il boss finale. Ci vuole uccidere la ragazza, capito? Ma lo uccide se non facciamo il rituale. Comunque tra poco Giulietta dirà buonasera, buona cena. Ha già detto di no. No! Che non ce li fa? E allora di... Non lo so. E allora di... Buona cena, buonasera. Esatto. Buonasera. E allora di... Tre quarti della circonvallazione della... No. Cosa vuoi fare? Non si dicono queste cose. No. Ma ce l'ho io. Intanto tentiamo, dai. No. Ricominciamo il gioco, avanti. Ma tu sei pazzo, tu sei andato. No. Io sono andato, e io accumulo poco. Ma la Maria si sta dimenticate. E sono più veloce del mondo. Aspetta, facciamo decidere ai nostri telespettatori. Iniziamo il rituale satanico, sì o no? Assolutamente sì. No, visto? No, devi dire no. Bravo, Sale Master, in arte io. Telespettatori. Se perdiamo è colpa vostra. Sì, ok, se perdiamo è colpa di Catanista. Ah, ma aspetta, cosa? Ma caso si deve ripetere? Praticamente... Sì, si deve ripetere da capo, tu non l'hai detto. Ah, no, allora stavo scherzando. Non è detto, comunque. Nel dubbio adesso ho cambiato idea. Cioè, allora, no. Nel dubbio Catanista, che succede? Rifare le cose non è... Cosa qui? Domanda ai telespettatori, guardiamo il tutorial online, sì o no? Io sì, direi. Dicono. Ah, uno ha detto no e uno sì. Chi è che ha detto no? Catanista ha detto sì. Io ho detto sì. Ah, ok. Catanista non si è espresso. Catanista sta aspettando un Ivan. Ma io ho sentito un no. Io ho detto lo stesso. Non l'ho immaginato, non il tutorial, in genere. Ma c'è stato un sì o un no? Facciamo così, allora, che dicevano. Il terzo voto è fondamentale, vota Giulia, avanti, sì o dai, no? Dai, fai la scelta giusta. Ma siamo nelle tue mani. Giulia, Ha detto Sì. Sì, ma sì, aspetta, no, devo su Discord. Non è lo stesso voto. Non è vero, scritto. Ma comunque tu non lo volevi fare. Io lo voglio fare il tutorial.
Ma con quale cellulare? Quello di Jay. Ha detto di sì, quindi. Va bene. Vediamo sul drive. Va bene, stiamo ricorrendo ai trucchi, visto? Sarà master. Ma un trucco. Però lo guardo io e vi do in giro. No, io voglio vedere. Vai, questo mi piace. Questo mi piace. Vai, vai. Esci, mi piace. Ho fatto un... Location 6. Location, scendiamo il ventilatore. Che senso? Nel senso che sto morendo di fatto. Sponsorizziamo la Golia bianca. Game Corner Z, il tutorial di Game Corner Z, andatelo a seguire, per favore. Ma lo posso mettere anche in live se vuoi? Come si chiama Game? Come si chiama? Game Corner Z. Per favore seguitelo, abbiamo detto. Interici male. Benissimo, Vabbè, vai dopo la bomba. Cioè dopo quella cosa la stava. Vado dopo quella cosa la stava. La stava, che dove si sviluppa? Ed era al minuto 6 perché me l'avevo segnato appunto. Se volevamo rivedere il tutorial. Genio. Io sono... I foresee the future. Lei foresee. Però dacci gli indizi, vediamo. Aspetta, se ci sono indizi da dare. Mi piace avere questo potere. Sì. Vabbè, ma ora 30 anni per capire dove mettere la pietra. A Giulietta stanno tremando le mani perché vuole uccidere suo fratello. No, Giulia, ti prego. Bisogna essere buoni con i propri fratelli e sorelle. Diamo l'impasto a due. Soprattutto che un bambino ti danno come minimo, perché sei minorenne e te potessi uscire bene, effettivamente. Come però una bella casa circondariale. Ti potrebbero dare di un guardo. Perché esistono i carceri minorili. Infatti, ma se prendi sicuro non fa niente. Ma visto che è di Roma, le finisce con figlia. Antonio! Antonio? Non si chiama Antonio, si chiama Prova 0105. Prova catanista! È un tempo il maledetto mi garantiva per i due spettatori. Ma da dove stai parlando? Ma dove stai parlando? Ti sento tipo... un po' Burundi. Alla macchina. Ma è stato in qualche convegno per ingegneri? Comunque, è arrivato a dire tipo che c'è il microfono a letto, ma sì. Ciao Victor, ok, tra poco parti con Fasmo. Ma che sta succedendo? Secondo me. Buonasera Victor, beato tu che mangi. Che mangia? Chi è che mangia e che cosa mangia soprattutto? Comunque speriamo di finire Ghezzo 2 nel frattempo. Oh mio Dio, salutissimo. Antonio ti stai perdendo una palla che gira. Che voglio dire, spettacolo di alto livello. No, questa è una. È come Paolo Pitta. Manista. Come Paolo Pitta perché hai il monopattino. Vabbè, ma come non la sapevi? Vai a farti una cultura, per favore. Mi sta chiamando la cena di prima, che se ne frega. Indaga. Chiedi a... che si è fatto per il tuo mondo. Ma lui ha fatto per i video... che ha più simpatici. Ma chi è che si è fatto mezzo mondo? Andrea Di Pre. Di Preancia. Che schifo. A Gelena piace il nome Andrea. No, ma Andrea Di Pre proprio no. Ma manco morta. Cioè, preferirei morire. Anch'io mi sto riprendendo un po'. Saro Master, convinci Giulietta a parlare. Giulietta parla, lo dice Saro Master. grande incentivo. Non lo facci, potrebbe essere pericoloso. È una bestia che si invita. Come il catanista, è scavata. Catanista e braccialetti. Mette i braccialetti nei suoi polsi. Capo ufficio panchi. Ma che? Io ho detto di parlare e basta. Potrebbe essere pericoloso questa frase. Ma che? Ha parlato, ma missione per più. What?
Buonasera, buonasera. Buonasera a lei. Diga. Diga. Cosa le porto? Quindi veramente ci manca un pezzo di gioco. A chi si camarelli? Aspetta, stai, non stai portando quello che sei. Sai che comunque la finisce il gioco, lo finisce domani mattina. Ora lui ha sbloccato la parte delle donne. Ma sei ottimista, vedo. Complimenti. E il senso così, non stato svegliato fino alle 3. Moderare la live a scema. Comunque si sente che sei una mala di roba. Fino alle 3, ma fatela qualcosa. Fate. Sì, infatti, lavorate come catanista. Appunto, Catanisca, che oggi ha lavorato. Mi auguro per voi di no, quello è essere schiavi. Catanista ci assuma nella sua azienda ingegneristica. Io sono in modalità schiavitù. Sì, in modalità schiavitù, ovvero vabbè, guarda chi lo dici. Noi con un pezzo di carta guadagniamo massimo 200 euro al mese, e devi dire grazie al commercialista perché ti insegna il lavoro. Dovresti essere tu a pagare lui. Che prezzo fai con 200 euro al mese? Ti pago il viaggio per scendere in Sicilia. Che culo con 200 euro. Anzi, te lo paga Saromaster che c'è il Big Money. Ma non è vero. Ma che stai tu dicendo? Sei Jeff Bezos, dillo. Ti auguro di lavorare come me perché lavoro come uno schiavo e prendo volendo... Come uno schiavo? Allora come Giulio, non fare ingegneria... Cos'è? Ingegneria... industriale? Ingegneristica. Ingegneria civile? Ingegnerosa. Ivan! Ingegneria, ingegneristica, ingegnerosa. Eppure dottore! Ingegnerotica? Ingegnerosa. Ivan! Ma tutto questo raga, è che è successo? Un attimo, stiamo scoprendo i grandi segreti di Ghezza 2. Ma non stai credendo che sono cose diverse. Vai pure, Giulietta. Ah, all'ombra dell'ultimo sole. Catanista, a parte gli scherzi, dove hai stato? Catanista è stato in giro. Invitato. Avevo ragione, Non lo so, non l'ho capito. Ma chi strozzo tutti e due? Avevo ragione, no? Non lo so, fai il rituale, prova. Giovanni. Allora, signori, stiamo per avviare il rituale. Ma cosa? Ah, allora la parte satanista aveva ragione. Non ne so, però... Vai. Se non mi spoilerò Catanista, satanista, esatto. Satanista e catanista, Gelena, ecco, come dicevo io, era giusto. Il cinese l'ho oggetto tutto il mondo. Ma scusatemi, adesso... Aspetta, adesso in questo rituale si lanciano i porci, non ho capito. No? Sì, ragazzi, sì, secondo noi la sta. Sono tanti. Esatto. Se la mod, puoi fare ciò che vuoi. Dai. L'importante dai, è che non vada. Io mi dissocierei dalla dissociazione. Allora, signori, momento sacro. Stiamo facendo il rituale satanico, satanista. Momento sacro o momento di allora, il rituale è inizio. Ma scusami, il rituale sarebbe poggiato di una palla in faccia, non ho capito. Allora, il rituale è dare inizio. Ah, ok. Dovete capire che io sono un attimo in ritardo. No, non ti preoccupare. Noi siamo quest'anima che è ripostata nel suo corpo, che posso fare se svegliarlo si sta tenendo le mani così. Vai. Sì. Tu devi fare l'evoluzione. Mi stai facendo qui? Perché io posso vederti Daphne? No, non è Daphne. Ah, Luca. Perché non c'è scritto Luca. Una mente così prosaica. La tua così, con una visione così cieca, no? Forse sì, ma non... Ma quello è blinded. Tipo una visione miope. Una visione cieca. No, forse una visione miope. Vabbè. E ancora tu hai mostrato ingenuità e sfida. Sfida. Così come la curiosità. Devo ammettere che ho fatto un errore di giudizio. Tu non hai... Sto facendo il mio compito. Di chi stai parlando? Testa di... Lo sai, mi sono i cristiani. Tu sei bravo, sei cristiano. Immagino che con questa tua forza lei sarà più difficile da convincere a fare cosa. Okay. Va bene.
questo aggiungerà delle spezie, insomma, del divertimento alla cultura. Spicy. L'umanità. Sì, sì, del sale e del pepe. Esatto. Bodione. Oh, well. Bellissima. Che creazione stupenda. Vai. Non mi prendere in giro. Quello. Ma poi don't. Stanno facendo un rito satanico, quando sei qui. Sì. Allora, stanno parlando con uno spirito che tiene la porta chiusa. Ma non l'hai visto? Lei è sempre, stata la focalizzazione del mio... della mia preoccupazione. Esatto. Ah, che migliore! È lei che mi interessa, Luca, il suo spirito, che apre i misteri, la sua anima, veneziana. Veneziana, lei di Venezia. Visto che lei è di Venezia. Quindi la nostra cugina è in pericolo. Lei è la chiave. Tu stai spingendo la porta per essere franchi. Ma che per essere franchi? Per essere franco. Senza malizia. Sì, appunto, lei non la voglio fare, attenzione. Sì. Comunque, ognuno di noi ha un ruolo da esprimere, sì, da giocare. Dai. Il mio amore, sveglia. È sveglia, Luca. Non riesci a sentirla? No. Ah, già, quanto è vero. Non hai mai ascoltato così tanto. Non hai mai ascoltato più tanto. Quindi era veramente lei che mi parlava tutto questo tempo? Colpo di scena. Ah. Io non ci credo, era con me, bestia. Il mio male che l'amava. Mi ha lasciato un amico. Amico. Grazie alla nostra piccola avventura. Piccola. Tunisia. tutto dipende da lei. Ora diventiamo Daphne. Ma non lo so, vai avanti, che significa? Cosa vuoi da lei? Lasciala in pace. Devi avere pazienza. Ma perché parla come Iano di San Cristoforo, Luca? Cosa vuoi da me? Cos'usa i cristiani? Mi hai sorpreso, chi lo sa cosa sarebbe capace. Ma se ne sono saputo che c'è stato dentro. Ci vediamo forse. Non lo sanno. Bue, torna indietro. Ora, Bue, caspita. Dannazione. Daphne, dove sei? Per favore. Punti. Torna indietro. Ma che? Fretta. Centro di ricerche tanti anni fa, ma che? Tu lì? Pringles. Ma è le Pringles. Ah. C'è la pubblicità delle Pringles. Ah, Daphne, cara amica. Io sono stata, ti ho cercata per darti un po'. Siamo Daphne, ve l'avevo detto. Siamo Daphne, fermi tutti, gloria bianca. Siamo Daphne. Allora adesso non siamo più Luca, siamo Daphne. No, vabbè. Stiamo giocando Daphne. Io la possiamo andare lì, dal cuore. Giulietta, tranquilla, non ti vergognare, partecipa qui al rituale. Sì, sicuramente sì. Vabbè, andiamo avanti. Giulietta, non ti vergognare, ciambilla. Allora, non vedevo l'ora di darti il benvenuto, alla fine sei arrivata. Giovanni è un disegno. Ma è carino tutto quel deficiente di Luca che ha ciullare la notte. Perché mi ha lasciato la qui? Tu studi può bollire, tipo cucinare, tipo spollentare buona. Lo c'è, aspetta, tu studi. Se è giusto facciamo pagare lo spa. Ammazzire. Ma sto facendo? Oh, delle scuse. Non era il mio intento. È stata una sorpresa. Due spiriti nello stesso momento. È così raro. Insomma, accade raramente, lo sai? Ho dovuto guidare il tuo amico. Amico? Ma come? Come amico? Quello là ama a morte. Ah, e lei quindi è l'amicizia, ho capito. No, guarda che hai detto amico così. Sono zitti. Così rimosso. È stato frenzionato dallo spirito. Esatto, sono frenzionato in diretta, esatto. Bruttino, lui che si sta proprio pigliando tutto per lei. Quell'amico. Via, chi è che so? Quello è l'anista, a posto. Povera Anna. E lei viene da questo mondo. Povera Anna. Ha fatto meglio di quello. Lavori di sogno. Nonostante le tue antichità. Una grande sorpresa, lo confesso. Alcune piccole. Ho dato tipo anche passi. Qui è lì. Ma conversare con gli spiriti? Lui. A lui, beh. Potrebbe aver guadagnato un po' troppo tempo. Un po' più di tempo, sì. Va bene, sei qua ora, e questo è quello che importa.
Adesso incontreremo le forze che... dell'ordine. Gladdens. Gladdens. Felice, che mi rendono felice. Che gioie. Vabbè, sì, va. Ma chi è? Piano. Ma chi è? Chi è che sta regalando l'acqua nel cesso? Non intendo... Comunque Giulietta è catanista. Non intendo aiutarti. Ma tu sei curiosa. Ma come è catanista? Non è vero, io ho sentito pure di cuore. E tu hai sentito di conoscenza, non è vero? Io ho sentito di conoscenza. Daphne ha sentito di qualcos'altro. Sì, vabbè. Scusa, vedete da un po' che non si vede con Luca? Scusa. Non è che tutti resistono. Invece, invece. Ma tu hai esplorato con lui tutto il tempo. Ti osservava. Grande fratello. Tu? Catalista, ci spieghi che è suo buddeo? C'è anche io di questo schifo. Ma la chiamo. Spartata, tipo che ti attira questa città. No, tipo che sia stata disegnata. Tipo disegnata per questa città, no? Penso. Forse sì, sai comunque siete perfetti con l'altro. Sì, ok, ho capito. Vabbè, sai perché? Ah, perché sono andata qui. Esatto, io ce l'avrò generato oggi. Ma sono andata. Che è la cosa? Nonostante ciò, le tue scarpe sono sepolte nella laguna. No, no, radici. Ah, ah. Ma chi è che è tutto? Cioè, sono tornato a casa. Ma ce l'ha finita! Ma è catanista! Non è che sempre io, ma che c'entro io? Siccome sei l'unico che non parla. Comunque, così profonde. La tua famiglia è sempre stata legata a me. Catanista, la smetta di soffiare. Non sono io. Che modo hai, Catanista? Con questi lavori di soffio. La smetta con questi lavori di soffio. Come dovresti sapere? Questo è il peggio. Non lo devo sapere, sono un orfano. Non so niente su... Ah. Non so niente di tutto ciò. Stavo scoprendo un sacco di cose su Daphne, la bella. La bella. Il mio nome. Volete cinquantizzare qualcuno? Il nome, il vero nome è fondamentale, caso. Il nome dell'identità, il passato, il terreno, un altro va bene. Che sta sotto i vostri piedi. Ricognizione. Lo trovi? No. Riconoscimento. No. Assolutamente. Io conosco il mio nome, Buer. Ma è come se è leggero come l'aria, senza distanza. Oggi sono sparatori, non lo so. Questa avventura, Daphne, è un regalo che io ti offro, come questo braccialetto. Attenzione. Camminerai nei passi dei tuoi, insomma, antenati e ti unirai e unirai con te. Attenzione. Quindi forse Daphne è qualcosa di... Forse intende il vero nome perché lei ha continuato. La sarà chiuduta la Lazzari. Io sento che stiamo così tanto. Tu hai fatto teorie pazzesche. Sì, va bene, il tuo. Stuprando il microfono. Completalo. Completalo, che riporta tutto ciò che ti sta cacciando. Portendo la sirena. Sì, c'è il tormento, insomma. Il tipo cacciare gli spiriti, va. Quindi abbiamo capito i suoi parenti. Ah, dimenticavo le pietre, inoltre. Naturalmente. È capace che tu invece chiede delle statue. Cavaliere. Ivan. Ivan. Quali sono le sorte? Chiara, è da. Dicala. Quelli che ha rubato il problema. Sento le sirene. Allora, attenzione. Le pietre. Ulisse. What? No. Ah, non quelle sirene. Ma aspetta un attimo che non si può dire. Che pensa lei? Aia, non c'è del bene, quelle volanti, esatto. Ah, Giulia ha chiesto se Catanista si sta succhiando il microfono. No, perché non... Comunque le pietre completano il braccialetto. Il bracciale. Non lo sta parlando di cose in alto per me. Non te l'ho parlato? No. Ma sei tu che ti stai a comprare la famiglia veneziana gloriosa, Daphne.
Borghesi, anche Borghesi, Giorgio, e non facevano i magli, no? In realtà è Giovanni, sappiamo tutti che Giovanni sta mentendo. Ma prima non sapeva niente, ora sta mentendo. Di cazzo, dove c'è il cazzo? Quella di Cesare, buona cazzo. Ma quindi aspetta un attimo, ora sei la prima cazzo? Non lo so, dovrebbe essere, dovrebbe essere, se ne vado alla porta e poi si entra nella porta. Se no, è sempre lo stesso mondo, però potremmo fare il diverso. No, non tardare. Ah, sì. Allora, fermi tutti. Ti dando l'indizio subito. Vai, family 3. Vediamo. Una famiglia di ladri? Che follia. Come potrebbe essere? Certo. Cioè, ma che comportamento è questo? Come ogni... Piano. Ce la finiamo con queste bombe. Queste bombe? Ma che sono le bombe? Comunque il rituale è stato eseguito. Bene, anche correttamente. E così abbiamo potuto vedere il volto di Dara. Che anno? Fai l'altro indizio. Non può fare niente, eh? Ah, aspetta, andiamo qua nel letto. Ah, c'è lei che dorme. Vabbè, ma lei non la... Sì. Ma Luisa! No, non lo fare. No? No. Ma è sonnambula. Oh sì. Palesemente. È un'anima vagante. Ma dove è in giro? Aspetta, se noi lo sapere cosa è in giro. Ma come un'anima vagante? Vaga per le anime. È un'anima vagante. Emmy, tutti, no, no, qua è più importante. Attenzione. È tornata Emmy, direttamente da Ghezia 1. Ma è quell'altra anima, quella là. Quelli! No, vabbè, si incontrano le anime. E poi è proprio quello il disegno, non sbaglio. Ma non è Abigail, raga, è Emmy. Emmy è la sorella di Emmy. E poi Emmy era Abigail. No. E no, mia sorella di Abigail. Però alla fine c'era quella... Ma no, non era. Vabbè. Che esistere Abigail? ti riconosco, tu hai aiutato Luca. Esatto. Sì. Vabbè, sì, diciamo che sì. Invece uno, anche se non come no. Ci ho provato almeno, non credo che abbia desiderato di vedermi tutta la mia... Io sono Ellie, bella. Ti conosciamo. Io ti conosco e ti grazie per come lascio qua. Non del tutto, qualsiasi cosa che dà fastidio a Boer mi dà piacere. Ma io non vedo questa lotta tra Annie e Boer. Senso? che senso? Le anime devono pure provare piacere in qualche modo. Se quel piacere potesse parlare. Annie, si vede sei birbante. Quello sguardo piccante, piccante sorriso, quel maledetto sorriso. Esattamente. Un attimo che rispondo a Giulietta. Ma lui vuoi parlare? No, perché poi non capisce. Ma non capisce che è sorda. Andiamo avanti. Che ping. Comunque, hai già cominciato la tua avventura? Quindi c'è tutta l'altra parte del gioco. Non Carusi, non finiremo neanche stasera possibilmente. Volevo finire. No, no. Andiamo avanti. Devo? Cioè, non è che né lui sta giocando il suo gioco. No, cioè, facendo la missione non giocherai nel suo gioco. Ma la cosa principale è che tu esca da qui. Hai già trascorso fin troppo tempo. Rimarrò bloccata qui. Sì. Sì, se tu perdi la connessione con il tuo corpo. Che è la sua intenzione, probabilmente. Perché? Sei buona. Chi lo sa, ma aiutati. Aiutati. Il tuo amico. Anche lei dice tuo amico. Vabbè, i figli di Benzano, lui dice che ci stato a letto di seconda volta. Allora, il tuo amico ha sbloccato alcuni passaggi per te. Ivan! Ah, Sevo, adesso si sblocca per te. Io spero. Nonostante le sue paure... Ma ne trova che sta riscattando cose. Buona cena! Sta come volendo. Cosa? E prova che sta riscattando. Riscatti, prova, riscatti. Allora, aspetta, ha subito? Super. Aspetta, tipo, fermi. Ha lisciato. Quindi ha assopito alcuni stili con la sua decenza. Hai capito, Antonio? No, sto Nulla sto facendo. Assolutamente.
Siete tutti così, dite. E poi? Ma subito il dis... cioè, gli ha puntato la parte. E idea, quale idea? No, nelle tombe. Lenire. Oh, sì, lenire. Eccomi qui, signor giudice. Ed eccoci qui, signor giudice. Questo è un regalo prezioso. Tempo risparmiato e buono. Aspetta, da tre quarti però. Queste stanze sono la parte dove troverai le risposte. Smetti, Antonio, di fare queste cose. Io farò tutto che mi poter per aiutarti e per allentare. E chi vorrà sta scrutando il nostro, ma sei tu una capace? Perché ci stai fatto? Che ci vuole una Izza? È un gasto. Ho anche risposte. Si può anche visto risposte pericolose. Salt è in di sì. Cioè, salt è anche il tuo vista. Aspetta, che hai fatto a posto. Cercato, giusto? Risposte pericolose. Vai avanti, se non mi conosco, parlare per la strada. Come avanti? Avanti, questa parte nera, forza. Avanti, io inizio dal primo mondo, sì. Signori, stiamo per... Che emozione, iniziamo dal primo mondo. Come inizio il primo mondo? Che Super Mario. Più o meno. Adesso che siete qui possiamo riallargare. Se no aspetta, non farlo con... Giulietta, allora noi a Catania diciamo non ci non mordicchiare, diciamo il minuzzoriavolo si dice. Ciao Ale, ciao Dani, vai sotto. Buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera Grigio, buonasera. Ciao Ale, ciao Dani. Mi consente? Ciao raga, mi consente? Anche se sei io? Sì. Anche se secondo me sei Daniele. Ora vai tutto a destra. Sì. E Lucy, ora facciamo un po'. Perché è tutto buio? Tutto buio. No, è normale. È normale, vai a destra. Vedi sotto? Perché è tutto buio? Stiamo vedendo c'è ed eccoci qui, signor giudice. Ma è tutto a dash. Dash. Ah, però fuori è bello, che c'è lo stellato che c'è. Shopping. Allora, la grafica è bella. È stupenda. Molto bella. La logica manca, ma vedete. Andiamo nella città. No, un attimo devo rispondere a Giulio. Vabbè. Cavoli suoi, a me non interessa quella roba. Al massimo come me li faccio fare. Che faccio? Quale roba non ti interessa? È convinta che qualcuno sta ciucciando il microfono. Me li faccio fare. Giovanni? Da una donna. No, specifichiamolo, perché qua. È omofobo che sei. Sì, sono omofobo, sì. Maggiorenne, magari. No, anche 17 te li fa domani. Avanti, filo la legge, non te lo prendo. Eccoci qui. Mi dissocio. Ragazzi, aiutatelo, per favore, ha bisogno di io. Allora, Daphne, sono stato così voglioso di finalmente vederti al tuo lavoro. Veramente, sarei capace di riscoprire la tua famiglia. Certo che dopo aver detto una cosa del genere sono stato voglioso. È proprio la cosa più brutta che potevi dire. È proprio il verbo da diventare. E mostrare il tuo potenziale. Potevi scegliere qualsiasi altra parola. Io ci sono sbagliato. Ma di che cosa stiamo parlando? C'è Daphne, aspetta. Un grande amante dell'arte di tutti i soldi. Daphne, sapessi di che stiamo parlando. Meglio che non lo sai. Uno che si... Più di un amatore, diciamo. Uno che se ne intende, che rinnova il suo appartamento per creare una galleria, addirittura. Egli possiede una galleria... È Lazzaro. Sì. Lazzaro, la Bibbia. Sì, ora c'è la parte religiosa sotto. Questo gioco è blasfemo. Forse potrebbe avere questo gioco. Io non ho capito che ci interessa, non ho capito. Cioè, sta un po' con il Buer. È arrivato. No,
stiamo riscoprendo il fatto di... Comunque dice che interessa a noi. Noi chi? Io non lo vedo pure, dico aiuto Daphne. Si lascia con Luca e viene a fare bene. Non so, ma quando c'è carenza e sembra che desidera tenerlo. I lavori mostrati sono generalmente molto potenti, ben potenti. Quindi la pietra è nel mondo reale, devo barla. Che parola brutta. Meretrice, no. Prendale prestito, semplicemente prendale prestito. Per riportare la luce, naturalmente. E per riscoprire le tue radici. Esatto. Pare che lo prende in giro. Io non puoi. La sta usando dopo. È tutto un prendere in giro. Cioè, la sta usando. Anzi, no, ci sta usando. Come potrei fare. E comunque lei parla con Luca. Sì. Questo mi grida. Cioè, mi adora. Hai detto Daphne, ma sono sicuro che tu sei cresciuto attaccato a me. Ma non è che ma chi sei? Ti ho guardato dopo tutto come tu hai guardato a me. Buona fortuna, cara amica. Attenzione, la frenzonata. Attenzione, Daphne è stata frenzonata. Io non la frenzonerei mai. Comunque, perché Bue continua a essere là? Ma non lo so. No, ma non è Daphne. Sì, è Daphne. Non hai capito i rosti, Daphne. Ma Caruso, come mi sta prima? Forse Bue è. Così è in un corpo. Che Bue Bue una donna, una parente, insomma, magari è la madre di... Fa pure un contrasto con Annie. Ma quindi Bue è il maschio? Magari è la madre di Daphne. Per questo si sta portando la testa che lei deve risvegliare. Deve non rubare, vero? Non risvegliare l'intera Andromalazzo perché è tardi. Ma se ti vedi che devo rispondere a Giulia, che cosa che c'hai Giulia, che sta succedendo? Chi fu? Allora, è da chi e da chi? Da quella ragazza del tuo nido? Forse del tuo nido volevi dire. Secondo me lei vorresti dare anche una botta di 3 ore, ma pure di più. Buonasera Benerel, carissima, come stai? Buongiorno in live. Benerel è un esperto del trono di spade, parlaci. Sei contenta che sta uscendo Snow? Sì, quello io sono contentissima, speriamo lo facciano bene. Ti prego. Giulietta, comunque, non so se durerai 3 ore. Devi sapere che tu non lo sai, perché ancora sei, diciamo, un po' acerba. Quando non lo fai dopo tanto tempo. Vabbè, ci dissociamo da questa cosa. Ma di che cosa stai parlando in live su Twitch? Se quella mi chiede che durerei 3 ore, durerei 3 minuti. Ma così non ti vedi. Sono Giulia che ha 13 anni e voi che siete le nemiche eterne. Andiamo avanti ragazzi. Sì, è Giulietta. Ciao. Ed eccoci qui, signor andrologo. Siamo andati in una stanza mai vista, signore, tenere il benvenuto. Fermi tutti. Ah, è proprio inizio. Cominciamo. Ma che palle. Il posto mai visto. Hai visto? Proprio noi che avevamo detto siamo delusi, durerà poco questo gioco. Sta durando di più. Allora, ho visto questa erba mai prima, da qualche parte. Non è male, non ansimate il microfono, per favore, che sono i persecuti. Quindi lui è per sentire. Tipo, se sente Amurante che fa quelle cose. Ah, questo è così naturale. Semplicemente non ci sta con il resto delle belle cose. Questa è la Vai, sono pronto. Madonna, che sì. Sara, anche validando di nuovo più bestia proprio. Ma questo è un italiano. Ma chi è che sta sparando al microfono? Che così, per favore, non succhiate i microfoni, fa schifo. Ma chi è? Caporanno. Diana, per favore, puoi collezionare il cibo asciutto per le Ash? Per Access, che sarà un uomo. È un cane, un veterinario. E il pollo sensibile alla pelle.
messo un ritardo con la Vince. C'è Diana, Vince e Sara. Beh, dietro i nomi che non mi piacciono. Già, mi fanno abbastanza pena. Allora, poi. Questo deve essere un collo. Tipo di un uncino. Tipo un uncino. Sì. Non ho idea di che cosa sia. No, e là sotto è fatto sì. Ti va sopra. Ma sopra aspetta. A destra non puoi andare sotto. C'è un nome a sinistra e su. Per usare le parti. Oh, ce la finiamo. Sì, ok, vai prima a sinistra di qua. Qua? Sì. Catalista! Che cosa vuoi da me? Wow, chi è che soffre sul tuo microfono? Io no, e Giulia ha confessato. Ah, bello! Finalmente. Viaggino, un altro, a leggere tutto. Ma allora, dobbiamo leggere tutto. Ora, ora le lancio il fratello dopo. Ah, quindi alla fine era lei che aveva. Non me ne frega niente. Si sveglia volando. Spero che queste righe ti possano, possano trovarti in buona salute e goderti il tuo bellissimo giardino del sole. Qui la nebbia, vabbè. Invade la Lagoon. Ma che è di Arcino? Ma non ho letto adesso. E giro dei polli. Ti giro. E giro dei polli, capito? Cino della polleria. Comunque la luce non sempre mi raggiunge. Ma no, passerà. Di Arcino. Ma è certo. C'è un cubano. Uguale. Star Master, parlaci tu con Giulietta. Chi c'ha? Beh, chi c'ha? Allora, io le parole con le donne. Una volta stiamo giocando. Le parole, le uniche parole che posso dire sono: no, mia mamma non vuole. Come no, abbastanza dentro. Per non infastidire, che non la mia ragazza non vuole. La mia big sorella, anche tua madre, granddaughter. Ma Zander cos'è la mia? Sì, è la mia nipote. È con sua mamma, al momento, che mi dà tanto tempo per dimenticare le mie solitudini, in modo da continuare a completare la mia collezione nell'appartamento. Oh, è perfetto! I piani di sopra sono... Come si muta in questo programma di merda? Ah, questo c'è per questo. Giulietta, basta, ti prego. Ha scassato, eh? Ha scassato, bravo, del quarto, basta. Allora, per te stesso alla nostra vista. Quarti della circonvallazione della minchia. Ecco, bravo. Esattamente. Esatto, per favore, parla ma non soffiare, grazie. Allora, grazie per le tue visite in palazzo, anzitutto del palazzo. Parla con Catanista che avete tante cose da dire. Ecco, bravo, parlate in solitaria con Catanista e gli insulti sul microfono. Facciamo un casino, quello che mi sta con le sirene. Ho contattato Antonio è molto affezionato alle forze dell'ordine. Esatto. O tipo ci fermiamo. Un uomo integro alla legalità. Esatto. Non c'è intera, non a quadratura. La domenica Vittoria. Abbiamo che preferisco il pigiama righe. Mi ha fatto la domenica Vittoria, lei ha aperto le porte. Regali, posso le battuto. Però non orizzontale. Il lavoro che è doloroso. Ma neanche quell'arancione. Neanche quell'arancione, insomma. All'inizio riguarda il del palazzo. E colui che. Ma scusa, sono parlando prima di essere che c'è caldo. No, attenzione. Allora, la finiamo. La buttiamo fuori. Ma proprio fuori. Di casa. Non ha visto nessuno. Sono una moderatrice, mi posso spannare a tutte e due. Non puoi bannarci. Ma di che? Siamo imbannabili. Battiana, aspetta, rimpiange che lei lo sente costantemente. E che poi Giovanni perderà gli unici spettatori. Sì, no, infatti Calusi.
Vi prego, fate il bravo. Un attimo, che stiamo cercando di capire sta cosa. Sono Giara, Selena, tu madre, tu e il tuo gatto. Esatto, Giulietta, ti prego, facci capire questa cosa e poi potrai soffiare al microfono per tutta la tua vita, davvero, please. Ma anche no, cioè anche no, proprio necessario. No, ma dicevo, tu hai fatto la live, dicevo. Ma non ho capito che dobbiate il microfono. No, ma apposta. Ma allora basta. Ti prego, fanno per noi. E ride. Allora, questa demente è grumbling. Cosa grumbling era qualcosa... Aspetta che lo c'è. Brontolando. Ah, tipo che ci lamenta. Ma di chi? Di qualche cosa sua. Visto. Tra la dining room e la kitchen. And she rifiuto di rimanere nei. Un po' mi prepari di che tre minuti scambiamo. Mi lascio da sola. No, ma infatti Carossi va sempre con me, maledetti. Tra 3 minuti arriva la caramba. Tornando prima. Ma le legge sono da c'è soltanto cose legali. Noi che abbiamo dovuto ascoltare io. Sì, no, vabbè, ma è stata che ti fa una io pensavo che finivo il gioco per questo l'ho fatto. Questo non è stato un gioco di bello. Antonio, sto volando se è casa tua. Prepara la vista d'atterraggio. Ma va, sarò master, lo scambia con me. Ma che cazzo è? Ma come? Che cazzo è? Dai. Allora, ma che scambia con me? Ma come ti conosci? Bravo, sarò master, nessuno. Ma chi ti ha mai visto? Questo è anche vero, non vengo mai ai community. Si chiamano community day per riunire la community. Beh, ma tu dove hai fatto scambio oggi? Esatto, su quello. No, te l'ho chiesto perché così magari scambiamo Ivan. Ivan Mossi. Va bene, per oggi niente scambi speciali, va bene. Scaldi il telefono, scaldi i motori. Prepari un... Lo metti in freezer allora, per 5 minuti. Il pacco diventa un po'... Questa mattina glielo ho messo un paio di volte in freezer. Io metterei un soggetto qui. Ah, vabbè, ho benissimo. Grazie. Ti puoi fare una foto, uno scalzo. Beh, cambiare il discorso. E c'è lo D&D, quindi tipo come quando io ho fatto quello là. Lo sentivo battere il martello. Ah, quindi questo palazzo è impostato. Ma io sento solo un po' di aria. Questo non volevo capire. No, io neanche. A me giunge dai posti, dai a presto. Brava, piano. Piano, che bravo. Vabbè, dopo ve lo racconto. Ma qui faccio tra 5 secondi riprendo. No, anche no. L'ultimo. Anche loro. Fallo a mezzanotte e 40. Giuro che non mi costituisco. Non si può. Ma che è? Costituire. Che con la io con ed eccoci qui, signor giudice. Non abbiamo fatto niente, ma siamo qui comunque. Ormai in amicizia. Madonna, ma sei una bambina di 5 anni che ti fa tutti i cazzi matti. E cosa ne ha calmato, porco Dio? In pura amicizia. Una zona madonna. No, sì, ma chi c'hai, Giulia? Ma chi sta succedendo? Che c'hai, Giulia? Parla con noi. È atterrato, sì. Benissimo. Sono master. Poi basta da casa mia e scambia con me. Catanese. Lei catanese o io? Io catanese. Questa bestia non ci fa, zitta. Ah, spiega lei ciccare. Un attimo,
cosa che stai ponendo. Ecco, eccolo, eccolo. L'avevo trovato. Poco. Scusate. Che cosa gioca a Pokémon? Arrivo già. Questa di Pokémon. Ciao, domani ci scordiamo. Capito. Che dobbiamo analizzare. Madonna, mi stava chiamando per aspetta, no, no, che poi è pericoloso se sale. No, mi devo mutare un attimo. Oh cazzo, c'è allora Vince, Vittoria, Vince, Gino, che cosa? Allora, Gino è questo amico che sta scrivendo a Vince. Cioè, okay, Vince è chi ha scritto la lettera. Ok. Ah, Gino è l'amico che ha Gino. Lui sta scrivendo a Gino, che è un amico che lo viene a trovare. Buona. Cosa dice? Che praticamente sono dei rumori di fantasma. Aspetta, dice che praticamente sua nipote con sua madre, quindi sarà sua figlia, sono andati via e quindi lui in questo momento è solo. Sta organizzando la sua mostra d'arte. La morta d'arte. Quindi la mostra d'arte. E via anche qualcos'altro, non si prova. Nel provato, provato. Che spera che lui vedrà nella sua prossima visita. Poi dice che praticamente deve. Ha contattato questa sua amica di Gino che si chiama Vittoria. Per far capire degli archivi antichi dove trovare pezzi antichi. Che mi sono perso? Lo rispiego da capo. Grazie. Praticamente chi sta scrivendo la lettera è Vincent. Ma come? Vincent? No. Vincent. Che era con bolla che c'è scritto Vince. Vince. Come so dove ci porta? Esatto. Però lo rileggiamo un secondo. Questo Vincent sta scrivendo a questo Gino che è un suo amico e dice che sua nipote è la madre di sua nipote, quindi sarà sua figlia. Sono andate via e lui in questo momento è solo. Si sta occupando delle arti, delle opere d'arte, della sicurezza. Ha chiamato questa amica di Gino che si chiama Vittoria, che è possibilmente la proprietaria di questi archivi, e gli ha aperto questi archivi. L'amica di Gino, esatto, gli ha aperto questi archivi per lui? Sì, per fare sempre la sua opera d'arte. Restaurazione, sì. E anche per tutte le informazioni sul proprietario del palazzo. Ok. Quindi lui si è comprato questo palazzo, prima c'era un proprietario, che a quanto pare è quello, cioè, tipo gestisce. No? Tipo, sì, in italiano. Caccia. Sì, ma non caccia, nel senso in festa, ecco, in festa. Festa l'aria. Sì. Lui, Vincent, non l'ha mai sentito, non ha mai trovato tracce, ma Diana, chi sarebbe? Diana si lamenta che lo sente sempre brontolare la stanza dove si mangia e la cucina. È la cucina, quindi ci sarà qualcosa. Esatto, sì. Lei, Diana, per questo motivo non vuole rimanere la sera, quindi lui rimane solo la sera con gli altri freddi, quindi solo questa Diana è la sua badante. Questa notte non si dorme. Capito, queste storie proprio bruttissime. Sciocco belle. Una cosa da Io questa notte se sento qualcuno mangiare lo picchio. Oh, una cosa bella che questo fantasma. Una cosa che cioè una cosa divertente è che questo fantasma ha lo stesso primo nome, cioè lo stesso nome di lui, quindi si chiama sempre ma il cognome non si capisce. Finisce con T. Il cognome finisce con T ed è uno dei nomi secondo me che dobbiamo mettere nell'albero genealogico. Perché secondo me dobbiamo scoprire tutti i vari nomi. Vittorio sta continuando la ricerca per l'owner del palazzo e anche il restauro per fare queste opere d'arte. Meno male che questo proprietario ha lasciato tutte le sue possessioni nella città e non nel palazzo, perché altrimenti sarebbe stato un casino comprare il palazzo. Poi gli ha mandato dei cioccolatini di pane. E di limoncello. Veramente, veramente c'è scritto Sabolo limoncello. Bello limoncello. Buongiorno di Sicilia. Ma come ti dissocio? Ti piace il limoncello? Sì, infatti Diana mi dice.
Non l'ho mai bevuto. Vieni, allora prova. Sono minorenne, che sono non posso fare un cazzo fino a che non ho 18 anni. Vuoi fare tu? No, no, vai. Vuoi fare tu? No. Ok, quindi se ne sono andiamo a lettere qua. Gallo. Il più maschile e cocco. Ok. C'è il bello di Francesco. Di Francesco. Sì. Vabbè, questo è quello che abbiamo detto. Gallo Cedrone. Gallo Cedrone. Gallo Cedrone. Vabbè, questo ce lo Vincenzo Gallotti? No. È giusto il tempo che qualcuno nella casa paghi il mio po' di attenzione. Non è che tu sia tutto dal paradiso, sei una ragazza. Che altro hai bisogno? Così che essere una ragazza. Cosa da tutto quello che sono fatto? Pane, probabilmente, è una tradizione di famiglia. Non le faccio di queste cose. Perché lui è il però ogni sì. Oh, nuovo pezzo nella mia collezione. Ah, dai, così no, no, assolutamente. Non c'è bisogno di. Assolutamente, io sono contro queste origini. Comunque, Giovanni, tu fai uso di queste cose? Come? Tu fai uso di queste cose? Non so di chi state parlando, alcolici, di chi state parlando, così faccio uso di tendere al KFC. Ma tu fai uso di Pornhub? Ma di che cosa stai parlando? Ti ha detto? Beh, tu fai uso di Pornhub. Ma non necessariamente, ci sono anche altri siti, va, niente. Ah, scusa, aspetta, cosa? Condividi. Ma infatti, Rosy, per favore, vabbè, comunque già la sapete la risposta. Lui va nei parchi, si mette dietro gli alberi. Che schifo, per favore, non voglio sapere. Beh, questo è il sogno di Giulia. Giulia, lo so che mi sogni la notte che sono nel parco, sì, tranquilla, tutto a posto. Stiamo andando a leggere. Comunque, una statua con una, un pelticino con gli occhi così luminosi, così espressiva. Sono certo che tu troverai. Magari quella ragazza del tuo lito di Rognasta. Vedo cosa posso fare.
Ma ah, Giovanni, la ragazza del Lido, qua di qua parlano della ragazza del Lido, Giovanni, poi chi sta? Ma chi sta la ragazza del Lido? Poi vi mando la foto, ma tanto è minorenne, non ci posso fare niente, caruso. Se una settimana a 10 minuti fa hai detto anche minorenne va bene. Ho detto se 17 anni. Simpatico. Se vogliamo farci arrestare dal posto. Se lei deve trovare un appassionato di questa ragazza, sto cercando per questa persona, so, giusto per la... Ho cercato per questa persona. Ah, lei vuole vedere veramente agile. Per quale che non so. Probabilmente viene da lei. Io sono madre. Io sono Anna lei. Da Gianna Leazza. Ok. Vale chi? E non si sa. Da questa ragazza con gli occhi di... No, questa è Daphne che è affascinante. Vabbè. Sofia Leazza, la sua madre. Sebbene lei è stata la sempre... piccola, questa qui. La piccola. No, questa cosa è Diana. No, è Diana l'altra. Stiamo facendo affari di questa cosa. Lui sta parlando di questa ragazza. Questa piccola. La piccola. La piccola. Conoscevi mia madre? Attenzione. Ah, ok, sua madre è la piccola. È un po'. No, troppo piccola, troppo piccola. Ma scusa, sì. Ma allora quella canzone Too Little Too Late è un'altra cosa. Ma ti ricordi? Lei come era? Giocavamo a... allora è troppo poco. In tutto questo vanno ancora presto. Buonasera. Canalista sarò master, tu sei ben lucendo nel cento. Due gli andate. Mi ha singolato, me la volta era mia. Comunque ti piacerebbe vederli? Sono i miei. Sì, mi piacerebbe vederli, per favore. Allora verrò con te. What? Comunque ho visto abbastanza di questo. Abbiamo due. E lei è così bella, grazie Vincent. Non è Vincenze? Vincent, vabbè. Grazie Vincenze. Chi è Vincenze? Ma così si chiama Vincenze. Siamo 2 anni adesso. Vincenze. Sta complicando sto gioco, ragazzi. Ok, vabbè. Ma poi sapendo con Nanda non si perde. Sì, nel chandelier. Che bella visuale della città, è così bello qui. E visto che tu lo diceva che ci piaceva. Certo che comunque c'è Vincent, Daphne e poi Gino. Effettivamente, già c'è la mia città. E il saluto di Gino. No, sì, che bel quel giro. Che bel museo. Allora, qui abbiamo... C'è una collezione privata vera ed è molto scura. Se ci fosse qualcosa di valore sarebbe... La statuetta dolce. Urne funerarie. Un po' incongruente. Beh, sono tipo le ceneri di qualcuno. Allora, però questa statuetta... Non è comune. I cavi sono ancora esposti nel pietre, non è ancora finito. Ma da. Dove vanno? In questi posti? Devo disattivare l'allarme per aprire il case. Attenzione. Non tocchiamo per aprire le. Faccio una testa. Le vetrine. La pietra è l'occhio dello Stato. Ah! Devo uscirla? Quindi dobbiamo spendere no, la grazie. L'allarme. Dobbiamo fare. Ma cioè, le cala l'allarme, sarò master. Guarda, secondo me l'allarme è... Non c'è l'allarme. Non è in questa stanza. Allora, questa è la mia definizione di accampamento di lusso. Sì. Beh, effettivamente... Ma questo è un gol, non è più si può. Dovrebbe avere a che fare con dei... Vabbè, un lavoro di finale. Maschere della morte. Vero, sono maschere funerarie, ma si sentono solo i cadaveri. Ah, sì. E poi c'è il faccio di allarme. Ah, sì. Ora una delle maschere sorride. Peggio, sono maschere, adesso vedrai. Questi brush strokes. Tipo spendere male.
Chi da gibberish? Gibberish, che cosa? No, non so dove. Gelena sa. Ma non lo so. È strano, ma sembra quasi una poco piatta. Sì, ma non è originale. Sì. È una copia. Quando io? Beh, così la cacciate solo con più capito. Ma che so. Allora, dai, dai, scusa, intanto vai sopra. C'è una X. Questi cavi sono una specie di. Poi sto a pensare al design. Io metterei solo un boss. Ah, un piccolo coppello. Ah, lo possiamo. Sì. Saromaster, grazie per l'indizio, ma forse. Perché ha detto Saromaster? Cosa faresti tu, Saromaster? Rosso con rosso. Rosso con rosso. No, non c'entra il design. Sì, ma forse ci metti il coltello. Ma ci metti un coltello di Tara. Perché c'erano quei colori? È vero. Ma scusa, ah, tu dici di tagli e qui dice se li tagliamo? Ma è proprio tanto. Intanto non lo tagli, ci sta qua. No. Adesso, vabbè. C'è un coltello per ammazzare proprio. Uccidiamo Boober. No, beh, rosso con rosso, se noi possiamo provare. Potendo successo. Sì, e poi guardiamo il disegno. No. No, non può fare niente. Non sarà una spiegazione se devi fare qualcosa. No. Va bene, c'è una cosa. Secondo me no, ti serve tipo un giravire, guarda, ci sono dei video. Ma vero, ma se te non. Ma possibile, vabbè, il coltello può fare anche. Come questo è strano. Oh, vedi che è bugato. No, no, comincia a fare così, non è bancato su Giovanna, se volevo di qua. No, no, non è quello. Per niente. Vabbè, allora. Vabbè, no. Scendiamo, scendiamo. No, si scende, no. Scusa, potendo non ce l'ho. Sì, sì, aspetta, vabbè. Ora cani di demo, sono master. Poi dove c'era coso? No, non mi piace, sto qua. Di qua si riesce. Però anche tu che vai a sinistra, Gribbio. Allora. Noi siamo compulsivi. No, devo andare a sinistra. A sinistra vai, Gribbio. Tu lo scopri. Gribbio. Oh. Ah, casemo. 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 A picchiare. Ah, madre, sì. Adesso. No. Sì, vabbè. Dio. No, sì, c'è un codice per ogni cosa. Non lo no. No, 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 se niente inizia che se 3. Ma io direi 1, 2, 3, 4. Ma sì, ma infatti 4. Oh. Sentimento. 0, 0, 0, 0. Non c'è lo 0. Vabbè. Questo vedi un pochettino, ma. Bene. Allora 8, 9, 9, no, aspetta, quello. Vediamo se ogni tastiera è collegata a un sistema particolare. Ok. Quale sistema? Cioè, forse ogni tasto, non ogni tastiera. No. Allora, mi piacerebbe prendere portare queste cose a casa, ma no. No, ti sta dicendo che ogni tastierino è collegato a un tipo di cavo, che insomma okay. Si vede. È sotto, mi riporta sotto, no? Il caos sotto no. No. No, no. No, 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 ma è destro per il serve. No, no, vabbè, tu. Il lavoro del. Tipo il lavoro artigianale, ma si perché a te è perfetto. Vabbè, vabbè. Questi commenti, ma no. Inutili. Con meno che altro. Ma scegli, scegli tu dove vai. Ah, la stanza di prima. La stanza di prima, penso. Ok, andando di parte sopra per la stanza. Mi stai umbregando. Non essere così esagerato. Non via. No, ma torniamo. Via. Niente. Mi sparo un numero a caso. Non si sai. Perché... No, no. Vediamo la cosa di fare, non fare sì. Ma c'era nel gruppo. Hai ragione.
Che senso? Secondo me è un 1, 2, 3, 4. Ah, c'è la spiritual. Settimo rituale, no, 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 ok. E quanti sono? Io ho i colori, giallo, giallo, tre giallo, rosso. Ho capito, ma non lo c'è. Ah, non guardate le cose. È un collega dei figli. Cioè, rosso col blu. No, col tre, tre giallo, qua, due rosso, un blu, un verde e con gli occhi neri. Ma io questo non so. Secondo me. Il verde uno. Sì, beh, è collegato. È bella questa lampada. Sì, la troverei lì che... E però la devi montare tu. Rosso, blu, nero, giallo, esatto, sono master. E di questa... Devi collegare? Ma devo collegare, ma come? Capito? Non si può fare niente. Però è connesso il blu. Fa qualcosa. Cambia. Per fare impazzire. Vabbè, bug, questo è fatto. No, l'ha cambiato, raga. Cambiato. Il rosso l'ha messo qui. No, no, aspetta. Che senso blu nero? No, no, aspetta. Rosso blu nero, no, S, blu stesso, rosso blu nero. Comunque è collegato a fare. È difficile capirlo. Il primo è rosso, il secondo è blu, il terzo è nero. Facciamo la cosa. Ma di chi stiamo parlando? Ma che cosa c'è da capire? Sì, sta capendo. Ma che cosa devi... L'ho capito, torna ai numeri. Ai numeri. Ho capito cosa volevo ho capito cosa ha capito. Che il primo è rosso, il primo è rosso. Certo, se posso dire che le facciamo un bagarotto? Iniziamo ad avvicinarci. Perché non te lo può fare? Non ti vuole far torturare. Non te lo fare, il primo è rosso. Quanti e sono poi, i rossi? In realtà, quello ce ne sono. Se guardiamo bene, quello di ci vero, ci sono i verde. Oh no. Sì. No, per primo è rosso. Vieni di rubone, aspetta. Questo è blu, questo è verde. Questo è verde. Questo è blu. È verde. Ma non si vede. Vabbè, il primo è rosso, mettiamolo qua. Il rosso quant'è? È il disegno di sale. È il disegno di sale. Dai che era uno? Facciamo la cosa del disegno di sale. Sì. Ti senti? Oh. Ok, fatto. È uno, due. Due sale, però c'è anche la scritta sale, eh? E quindi cosa? Due quindi o tre? Due o uno, due, tre, quattro, o sei? Chi sei? Perché adesso hai reali. No, solo uno. Ok, allora. No, intanto facciamo due, secondo me. Sì, appunto, facciamo due intanto. Quindi due? Vai. Due. Poi esce per l'altro. Poi aspetta. Poi c'è il blu, che è uno. Ma no, nell'altro. Nell'altro, certo. Ah, quell'altro cosa. Però come fai degli ok? Lei vuol dire, vai qua e scrivi due. Ma nell'altro scrivi uno. Esatto. Okay. Quindi due. Due e poi ne esce, vai. Poi uno, questo no, sì, sì. Poi questo che colore è? Nero? Sì. Nero? È caro perché vedi. È nero? Uno sicuro. Uno. Metteci uno. Poi giallo, che è uno, due, tre. Uno, due, il sole. Sì, sì, uno, tre, due, tre. Giusto. Verde che è uno, una ruota di oro si finisce alle case però cioè, se io esco poi se ne va, capito? Io questo volevo dire, secondo me il filo è uno solo e c'è un solo colpo, ragazzi, non dire perché ci sono queste tastiere. Non lo so, ma sarà uno soltanto. Sarà un filo giusto e un codice solo. Però ho capito, ma è troppo complesso. Secondo me. Ecco, è un po' complesso. Se troviamo modo per mettere gli ok, allora facciamo tutto il codice in uno. Direttamente qua. Okay. Ripetimelo. Scusa.
1-1 Non è quello. Sono 4 numeri. Dobbiamo cambiare un po' di ragionamento. No, ma c'entra invece perché guarda il colore. No, non può essere. Sì, sì. Però ognuno c'è. Cominciate a scrivere Sara invece, in uno di quelli che sono 4 lettere. Devo scrivere Sara. Forse ne è rosso. Un ne vuoi tu? Qual è questo rosso? Esatto, è bravissimo, è rosso. E qual è questo? Provali tutti. Sara, come lo scriveresti? Uno, sì, ricominciamo con quello rosso. Beccato. Fermi tutti. Io sono un mostro. Sono il numero uno dei numeri uno. Io sono il migliore. Per quanto io odi questo nome, ci hanno detto tutti così. Il padre, ragazzi. Perché sto ridendo? Siamo in due, dai. Ok. Allora, ti sono detto? Sì. Perché sono due? Mi sono allontanato 5 minuti là, anzi il tastoro. Ed è successo l'inferno, Saronazia. Sì. Seppure impagato il gioco, ora abbiamo un'ansia. Come devo dire una cosa? Tu ti fai tutto. Ma era più bello il ragionamento. Ti dico delle donne. Il mentale di fatto. Allora, come... intanto non fare il sessismo. Se deve, troppi film di fatto. È vero, sei sessista. Sì, ma i maschi dicono le cose che faccio, tu si forza, no, no. I maschi. Allora. E col coltello, col coltello, dai, col coltello e ci scicchi l'occhio. Prendiamo questo, ma... Cavacci l'occhio, ma... Il coltello lo posso prendere? Certo! Immaginiamo. Sì, sì. Non è qua, è questo. Sì, è qua, qui, perché non lo prende il coltello. Aspetta, ah, prendo non lo scende, vabbè. Non lo scende? Ma è a sinistra. Inutile. Vabbè, ti fa perdere. Dai, già era troppo facile indovinare. È vero? Come andava questo gioco? Non solo sto rubando qualcosa, ma ora sono anche un artista. Da sì, però alla fine spero che il film si stia in mezzi. Perché non mi sento bene da questo. Quindi una pietra abbiamo trovato. Sì, ma quindi? Lascia il quarto. Forse devi vedi un pochettino nel ma sappiamo e rientriamo? Sì. Se doppio invece non ti sta prendendo niente. Infatti non. Ok. Oh, Cristo santo. Comunque è molto difficile di fare. Per fare una Roma, no? Ok, sì. Forza, picchi che tosse, come conosco. Ora c'è l'acqua, c'è chi. Sono un sacco di zone che non abbiamo visto, che non sappiamo niente. Non finiremo mai. Questo è il gioco, la nostra estate. Basta. Mi spiace per gli altri giochi di Gelena. Dai, perché non ti vedi accorto? Infatti non visto. No, secondo me non è lungo quanto quello, però. Non è così, non stiamo finendo perché quello mancavano. Sento dell'entusiasmo del fatto che il gioco è ancora lungo. Molto entusiasmo. Ma non è carino, però. Non è come l'uno. Non è l'uno. No, che torna l'uno. No, no, la devo fare, non si bene. Ma è resta che sta dietro. Poi l'ha presa. L'ha presa. Ah, mi sento meglio, più leggera. Una pietra l'ha presa. Ma dov'è? Cioè, addosso. Che carino! Che carino!
una piccola luce che ti sta bene, non è un altro modo. Andiamo. Non va. Ah, devo... personalmente sono soddisfatto di questa tiraia. Non so voi. Ma per il test? Forse perché ho azzeccato la combinazione. Davvero sono piaciuti le varie lampade, le cose. Non mi piacerà. No, bello. Devo clippare il mio YouTube vlog. Sento mezzo di modesto. Anche io devo clippare quello. Gelna, sì, Gloria. Io devo andare a fisica. Ma hai capito come si parla? Io devo essere sempre assistito da una brava donna di 18 anni che mi può cucinare. Perché non andiamo dal lavoro? Perché non nella vostra età sono tutte zite. Esatto, anch'io la voglio so. Però aspetta, ma per me qua in genera. Ma che c'è di quello schifo di istante che c'è l'acqua c'è il nero, certo che c'è il nero, è la corrente qua, era il nero, finalmente vediamo questa finalmente è la stessa stanza, no, però accade qualcosa, vedi, non ti spaventare Daphne, sei assolutamente al sicuro, questi sono dei fantasmi di Chovy, sono morti da poco, che giornata, molti non hanno ancora una serie di notanze, possono servire gli altri oggetti. Sì, grazie. Le povere cose. Sono male. Sì. Sono piuttosto spaventati. Così. Uno per noi? Tu e tu siete vivi. Io sapevo che. Cosa mi aspettava? I miei figli per l'invece. Sì, non è colpa tua aiutare in qualche modo. E loro ti aiuteranno pure a trovare ciò che c'è. Non mi parleranno, parleranno a te. Dovrei fare? Ascolta, quindi loro hanno un forte collegamento al mondo, alla fine. Tu fai qualcosa che con loro, allora lo sentiranno. Inizio, un oggetto? Sì, ma cosa? Sì. Sì. Posso dire una cosa? Vai. Andiamo un attimo da lei stessa. Ah, sì, dal cuore. Dal cuore. Aspetta. Non ti puoi scendere. Non puoi scendere. Ma qua si va in quella botolina. Ma chi è che ci sta ascoltando ancora? Che non parlate più. Dalla Master, ci sei? Sì, ma tra poco vi saluto. Va bene. Per andare a letto, ti capiamo. Sì, ti capiamo, ti capiamo. Anzi... Purtroppo devo lavorare domani. Ah, che lavoro fai? Purtroppo lavoro per Amazon. No, vabbè, ma te cosa l'avevo visto ieri? Tu sei Jeff Bezos, diglielo a Jenna. L'avevo visto ieri. Vedi Jeff Bezos? Mamma mia. No, vabbè. Magari. Magari. Se smetti di fare lo stronzo con i tuoi dipendenti. Sono solo un dipendente qualunque. Andiamo. Bravo, ma... questo colore, rabbia, questa tanta bene. Rabbia. Ma era la pietra. Era la pietra. Ora era la pietra. Ma ora deve dire qualcosa su di lei. Se stessa deve dire qualcosa. Vediamo se dice a se stessa. Niente. No. Casemo. Non Giovanna Cassetti, figlia di Francesco Cassetti. Membro del consiglio maggiore. Allora, non è lei. È la sua famiglia, mi sa. Qua ci sarà un altro suo familiare. Tocca a lui. Cioè, adesso ci potrei parlare. Perché no? Oddio, no. Ancora no, forse, prima di fare... Sì, sì. Ok, quindi vado a pigliare gli oggetti. Che palle, sì. Ci ho parlato con quest'anno, Che cosa ha detto sul cuore? Rosso, rabbia, grande rabbia, rosso di terra. No, la tazza era uno degli oggetti. Sì, anche la targhetta. Sì. Il carillon, il gatto, la targhetta, il
Perion. Hai visto Perion? Ok. Anche la Slab. La Slab no. Non era nelle bombe, no. Forse può servire, magari sono tutti diversi. Lo vedremo di vuole che si sì, sì, sì. Sì, per carità, mamma mia, un bel tipo potremmo levarsi anche. Scusa, ah, qua c'è la conchiglia. Ah, che bello italiano qua. Ma scusa, un tizio inglese. Non lo capisce. Qua c'è la conchiglia, qua come c'è? Nurse. Infermiera. Sì, no, infermiera, ma cos'è? Crocifisso? Questo è il mio bilancio. Il mio bilancio. Il mio equilibrio forse. Ok, sì. Quindi il carrion. Il carrion. Perché la ballerina. No, no, no. Sì, esatto. No, no. Vabbè, papino o il nostro? Io, mamma mia. Ok, scusa che bene, mentre voi cercate Papino io vi saluto. Buonanotte. Buonanotte, è stato un piacere. Grazie per la compagnia e il più semplice in conversazione. Ciao. 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 Quello che la cambiano, no? Sì, ora hanno quella estiva.
Poi il pigiama pure. Pigiama Harry. Ah, tanto del freddo. Chi è che diciamo che c'è freddo? Quello sotto. Questo. Questo qui. Questo. No. No, questo è. Ah, vale. Questo è questo. Sì. Vai. No. No. Ma che spai? Io non lo so, questo non si può fare. No, nessuno. Ma perché quello non si può fare? Ah. Ah. Ha perso il suo libro e poi l'ha lavata. Ma che sarebbe? Allora non c'è ancora niente. Niente. Andiamo in giro. Mi sa che non c'entrano niente. Andiamo in giro. Adesso non balance, tipo... Per ritrovare le briglie... Ma in realtà è balance. Ma in realtà balance. No, ma balance in realtà così che anche in altre cose. Balance è lì. No, no, anche bilancio così. È un termine economico, però si crea un bilancio. Oh. E magari chi faceva i bilanci ci. Avanti. Sta bevendo. Oh, chi da. Finalmente ha mostrato che insomma, da Gaia. Il primo finisce un video per un quale non ha, cioè, effettivamente sì. Ora sì, finalmente. No, no, scuola parlava. No, ma penso non che non sia nessuno di questi scuoli. Non è quello del gatto, però. Allora. Era lui. Ma cos'è? Che grave. Cosa manca? Manca guarda. Ancora lo vuoi, che... No, lui non ci fa niente, quello abbiamo dannato. Lui che è di cosa ha bisogno. Lui non per niente. No, ma questo è quello che mi ha dato. Ho preso l'infermiera infermiera e questo del mare. Un film di fumo. Vedendo per l'oggetto. Quindi è pure l'infermiera e il mare. Qua non l'aspettavo che se la portava in carta. Ah, ma queste sono varie parti del corpo, il cuore, l'occhio. Perché lei diceva, alla via, cioè, nella statua, diceva, tipo la pietra del mio occhio. Sì, sì, sì. Ma è anche il corpo. Forse i veri sensi. Vediamo che ora quindi chi studia con un bubone. Allora. Qui c'è la sola. Ma... c'è nient'altro? Se ne sono altri. Sì, sicuramente. Il croce di. Vediamo la sola. Vediamo la sola. Scusa, però devo lasciare le altre cose. Ah, non lo so. No. Tanto che eravamo per i muri e dispersi. Io non avevo. Guarda, non può passare, eh? Che? Gli oggetti, però non dovevo passare. Noi andare avanti, io ho dovuto pagare il gioco per i conti. C'era un ricordo che avevamo sbagliato quella cosa, in realtà. Era lo stesso. Abbiamo andicciato un ghiaccio. Andicciato un bucato un ghiaccio. Si può bucare un ghiaccio. Allora, questo qua è il mare che ti parlo poi? No, no. Orientato qua risponde, è il fondo forse. Ma questo no, niente, solo. Ma è solo l'ultimo, ma non va di niente. Allora ce ne sono almeno due, almeno altri due oggetti. Vai. Questo, ma questo non si prendeva niente. Che cosa dice però? Eccolo del papà. Cristo! No, il foto. Ah. Però questo perché dice che non l'ho ancora, se l'abbiamo fatto già? Vabbè, ma tu che libro? Ma tu no, c'è, no, c'è, no, c'è, no, c'è. No, non metto di là. Ma scusa, no? Che cos'è sta cosa? C'è, no, ma la conchiglia sta? Ma l'abbiamo provata su tutti. Sì. Sei sicura? Ma non ho visto che l'ho provata su tutti poco fa. Ma non è possibile. Ma non lo ricordo, riproviamo. Cosa non sembra nient'altro la conchiglia? Ma
Ma se no devi fare la X. Non so. Spesso non mi fa niente. Gela ha ragione, la sta rendendo per pazza. Allora, se il micetto vuole giocarmi, adesso fa non fare niente. Si può fare una cosa. Comunque, lo attivi due, questi due, no? Sì. Così, no, però lui non fa niente, ma proprio questo del mare. Perché c'è questa qua, c'è il serve. Mare. La butto lì, questa parte. Ci mancherà sì. Ho visto la sentimento, un po' allora. Ma che bello, non è la prima, ce la stanno, il la parte lì, carosso. Il fare quella parte, mi ha cercato le palle, montone per un agnese. Eccoci il crocefisso. Crocefisso, io sono per fare quella roba lì. Quanto bello in carcere e vedi su questo. No, non che. In genere non va d'accordo con la morte, non male. Non c'è niente. Non c'è sta niente. Andiamo in acqua. No, aspetta, prima non vedo certo, non è proprio questo, è stai portando No, non lo so, Non stanno risultando, io non mi ricordo tutti questi altri oggetti. Andiamo nell'acqua. Tu ti scordi, sei tu. Tu ti la testa. Sì. Questo la tomba. Io lasciato. No, ma la zona nera è questo è il film. No, è un oggetto. La targa. La targa. Devo lasciare da quello che ragione. Perché ma chi devo lasciare da voi? Stavo facendo esperimenti. No, perché... Sì, no, potevi salire. Potevo salire, sì. Comunque... Perché? Perché mi avevo detto di fare il male e noi siamo ricorsi anche in breve, non ce l'ho bisogno. Vabbè, però in realtà no, perché contavano quei due testi. Sì, non mi ascolta. Quelle due puntine, uno può pensare veramente. Allora? No, dobbiamo averci guidato, vediamo. Sotterrando morte, sotterrando una scorciatoia per raggiungere qualcosa, una storia. Forse c'è qualcosa in questo qui. Columbario. Non penso. Sembra troppo moderno. Quindi qualcosa in una parte vecchia del cimitero. Più vecchia. Il terreno non è stato. Il cemento forse. Il terreno, dove ci cammini, non è stato
Non è Dick però. Ah, Dick Dark Dark. Possibile che le fondazioni siano ancora qui, le fondamenta siano ancora qui, vicino. Ok. Che bella squadra che siamo. Non puoi scendere comunque. Quindi, no, perché ho la gabbia. La rosa, la massetta, l'invocatrice che ti dice, ma... allora sarà lo spirito, dai, sarà lo spirito. Forza lo spirito, lo spirito, lo spirito, lo spirito, ma questo, l'altro, l'altro, l'altro. Ho capito, non mi vuole con me. Ma sono comparse cose. Ora, sì, sì. Ok, perché non fai? Quindi questa è la famiglia, cioè Bob sarebbe il contenitore, no? Sì, non lo so, forse tipo la medicina, la cosa dove ci sono le due tombe della stessa distesa dei familiari. La cappella, tipo. No, tipo tutti... Non lo so, Bob, lo sapevo che significava. Bob significa cassaforte in generale, ma questa non è una cassaforte, quindi è cosa è la porta? Porta. Vabbè, allora. I regini. Eravamo ci sono solo le cinque. E certo per sette. Bravo. Molto regini. Vabbè, andiamo a vedere se c'è la cosa. Il crocifisso deve essere. Ah, dovevi prima chiedere, poi. Wanda la cassetta. Chiedo le cassette. No, non per molto tempo. Perché poi è diventata Regina, sposata. E Regina è il cognome del nonno. Anche no, se guarda, anche sì. Sua madre ha preso il cognome Alleanza dalla madre. La madre di Daphne già una presa di alleanza, non da Regina. Aspetta. Che c'è? Lascia stare, ho detto che lo vendi sei. Ma tanto non mi viene a fare. Adesso non mi Regini. Sì, ho avuto una piccola possibilità. Nella cassetta la mia... Vabbè. Vengo da lei. Il gerito ha acquisito la sua prima nome, ma il cognome era... ha fatto wrestling da me. ma ciò che è stato preso da me, io l'ho ripreso mille volte. Vero? Ho cresciuto, no, sono cresciuto come cassetti e sapevo tutti i contatti, la gente da conoscere, i passaggi all'interno dei palazzi, tutti i tesori. Le sorelle sono sposate, è gente importante, ma io ero l'ultimo. Le bare avevano bisogno di alcuni un po' di soldi al suo interno. Così era iPad, i conti, i regini erano... Vabbè, anche potrebbe essere che ho partecipato, che ho aumentato la loro salute, la ricchezza, insomma. Soprattutto a Roma, con i romani, non è così? No. E girano ladri? Mercanti! Ricchi, insomma, con l'abilità di gelleria. Vabbè, sì. Altamente, no, stimati dai nostri cristiani. No, stimati dai nostri cristiani. E il troll... troll? Grazie da colpevole, ma è tutta la vita che mi è stata data.
giocato la mia mano. Ho vissuto le mie tristezze, le mie compassioni e anche la mia rabbia. Ho indicato di sentire mio figlio e tu scomparirai. What? Ho detto che ma tipo se dimentichi di sentire le emozioni, tu, mio, cioè tu ti riferisci con il mio figlio, tipo, il mio bambino, il mio figlio, tipo, grazie. Ma occhi con candore. Ma è troppa nostalgia, gli occhi non se sono posto più qui. Troppo presto per te. Ho dritto a te stessa la parte, non lasciare che... A Bevesca la granita e non lingerie qua. Tipo non stare troppo qua, non per dire qua. Vede preziose, non devono restare nell'Evo. Non so cosa fare, qualcosa da dire? Non è sempre quello che dicevo, lo stesso modo in cui noi scegliamo. Scegli se stesso, scegli il tuo proseguimento. Diciamo che devi perseguire. Scegli una destinazione, vedrai dove poi. Hai abbastanza tutto perché sarà. Lasciare il tempo. Scegli una regia. Scegli. Vai, Daphne, mi chiedo se non c'è. Lo sai. Quante domande? Forza! Non c'è questione? Forza! Signora qualcuno ha fatto un den. Un den, Ti hai messo 80, Cristo santo.
guarda a sinistra, calmo, prima scuoliamo tutto. Io salgo di qua. C'è un cannone. C'è un idrocannone. C'è un idrocannone. Una luce funzionante. Oh, è sempre pratico da tenere. Questo è un disordine. Oh, è che buona luce, una torcia. Calma, c'è da zuccare la cosa. Qualche cosa quando qua dove ci vuole l'elettro. Lui per me, questo come l'acqua e poi c'è. Non ne so molto, ma sembra che funzioni e questo c'è. Ma di che cosa? Ah, l'elettro. Facciamo ancora. È la stanza. È quella stanza che avevamo visto negli spoiler. Ah, un generatore con il faro. Qua ci vuole mettere quella cosa. Quella luce. C'è abbastanza basilare, ma sì. X. Aldo. Sì, sì, c'è. Ho l'impressione ci sia qualcosa, ma non riesco a vedere cosa. Quindi ci vuole qualcuno di cosa. Luce troppo potente ed è anche troppo caldo. Quindi con quel libro vedere il destro. Ciao, non lo so. Questo cosa sistema prima funziona con la luce del sole di mattina, cioè insomma al mattino e la sera per illuminare la casa. E di che pannello solare? Sì, è un pannello solare. Ah, giusto, lei dire nel 1100. Ma chiama, c'è la luce. Allora devo teletrasportare qualcosa. Ma la luce è troppo facile. Poi scusa, con la luce come fai a farlo aspettare? No, secondo me è tipo è la batteria. Lo può girare lontano. Non so. Come vuoi prendere la vessale? Da sola, non lo devi portare tu quando domani. Non domani no. No, perché si sarebbe. È vero. Finora questo, per quello che abbiamo visto, è quello che fa, ci dovete essere altre cose. Troppo facile. No, lo so. Ora lo voglio guardare. X. Ferma, X. Oh, una terra. Bella, bella. Sento la solita soffice. Vabbè, dopo che è soffice, lo sposto. È dell'altra pietra. Quindi, occhio, amore e tatto. Sono i cinque sensi. Quindi è giusto. Vediamo nell'altro posto. Ma è un nome o un po' Giorgio? Sì. Comunque per trovare le terre è facile.
già i cognomi, esatto. E c'era chi c'era che era un po' più completo. Dall'impressione. Ora cambiamo. Ora siamo belli. Da lì a... Silenzio. Peccato che non si vede niente. Peccato che non si vede niente. Ma qua sotto magari sta vedendo qualcosa. Tutto possibile. No. C'era questa qua. Sono diverse. È vero, queste anagramme sono un po' confusionali. Questa era molto simile a quello di mio lavoro. Anche se nulla ha senso vedere queste. No, è la stessa cosa di Giova Luca. Sì, passano un tempo. Almeno quello della carta sì. Qua non c'è il computer, quindi guarda, non c'è più, lo sì. Zaino. Ma ricordate che io gli avevo detto, questo anche qua. Magari Daphne non ha da cose che lui, no? Esatto. O se risparmia spazio. Ok. Quindi ho detto, il Andrei non sarà così felice, insomma, curioso. L'hai conosciuto? Non mi vuole vedere, attenzione. E non è la prima volta, vero? Che questo spirito tenta. Allora, alcuni sono nel loro mondo, altri non appartengono a come sono. Che sia guerra. Chissà. Troppo vivo? Troppo curioso. È perché lei ha ancora tutti i demoni, ha cercato di fare tutto il video. Magari ha chiesto di dare la pastiglia. È per ciò. Ora ci morò raccolto. Sì. No, ma ricevuto. Sto pure il tempo migliorando. Inizia che andiamo sì, intanto sopra. All'inizio stai facendo qua. Ok, ma solamente questo. Ok. Mamma mia. Questo qua è importante. Non l'avevo fatto, sì. Ah, così, tranquillamente. Sì, infatti devo ancora. Non è spendere vecchio, intanto. Sante, danze. Tu arrivi con domande ma non offri niente. Dovrei fare, mi schiaccio. E che diavolo? Ma di cortesia? Perché eravamo questa gente? Così tanto che sì. Mi sono rassati anche noi. Hai ragione, dammela tanto. Non funzionerà il rituale. Non funzionerà il rituale. Come dovete fare? Vediamo c'è. Non apriamo queste bottiglie. Ti avverto. Non mi vado a rischiare un momento. Il genere, come lo so. C'è scritto Vittorio? Via. Ciao. Lorenzo. Ciao. Lorenzo. Vittorio su via. Lorenzo è di Marte. Ciao. Ah, loro hanno lasciato i pezzi di prima. Panchine con una visuale, forse una zona in cui prendere una panca. No. È tutto collassato qui, spero che sia la stessa di Panato. Molto creepy, ma... Beh, sinistra sarà, cioè se vai sotto sarà il sinistra, lì sotto. Niente. Ma ce ne vedo un po'. Carosi.
si vede. Ora un po' mi sta piacendo, però lui è un po' più alto livello. La storia, la storia. Bosco fra le regine, bestia serve. Bestia. Sono una persona che non vado più. Magari vado a prendere scolastico. Sì, ma non sai quando vado a lasciare quei fogli con le foglie dei colori? Sì, quando festeggiamo. È così pesante. Fare il mozzo, vuole lavorare sul doc. Cos'è un doc? Ma il doc è tipo la prua, vabbè, comunque. Vabbè, è pesante, quello è il suo vento, abbiamo visto giusto, cioè sì, ma adesso prima 7, poi 6, ora 5. Vabbè, perché tardi, eh. No, ieri è stato il Vittorio e non è dove si dice il favore. Non ho fatto niente, no. Dovremmo di più. Ma io sono ammazzato più di volte. Ok, ho scritto qua. Piuttosto moderno, direi. No, è un ritorno al passato. Ma io non capisco una cosa. Se Andy non è andata con lei, se essere ospite e ostile, quindi tu si deve comportare male con Daphne. Cioè, scusa, che cos'è? Lui sa, ha percepito che mi è stata guida. Ma sarà uno scortellino di vita. Questo è un caprone. Caprone, ci dà caro caprone. Come facevano a organizzare qui la merce? Questo è il caricare pesante. Che duri prima? Mi sembra questo. Siamo persi qualcosa? C'è anche la barca, immagini. È l'unico oggetto rimasto. Forse sì, ti ricorda magari. Sì, vorrà qualche oggetto che avanza. Ma la barca, sì. Come cambia di lei? Ma che stai fatto? Ci stiamo esplorando a modo. Sì. La barca. Mi sento tutto trollato in questi momenti. Ha tutto un trollo. Quindi la barca. Sì, ricordo anche te. Sì, sono Lorenzo Regini, figlio di Paolo Regini. Ah, grazie, ce lo vuoi illuminare per favore. Mm-hmm. Deliziata ti conosce, ti sono da Lorenzo. La Essa. Venezia. Castello. Ezzo Lea. Ezzo Lea.
Sì, penso che la mia bisnonna. Nonna? No, nonna, infatti era... Era da qui, Marta, ma non ne sono sicura. Quindi... Che anno sei nata? No, in che anno siamo? Un altro secolo, altro tempo. Deve essere sposata? Ah, non è suo marito, però ci ha fatto la figlia. Era una figlia di zitti, forse che non posso le altre. È stata la ragazza che non ha detto che chiama ancora. Non abbiamo avuto problemi. Cioè, desiderava che imparasse il commercio, insomma, in modo anche ma ti prende il suo posto. L'ho proposto. È un nome carino, molto carino, non credo. Forse no, forse così. È importante. Posso venire a te? No. Certo. Non so come, ma ok. Lorenzo. Posso sentirti con me? Quindi abbiamo portato il nonno? Si manca lì. Già. A barca. L'ultimo. C'è il bambino. No, scusa, vedi che sono messa. No, questa è anche la viola. No, la viola è... Sì, la viola è... Caracoglio con l'occhio. Quindi non sono i cinque sensi, sono quattro. Forse poi pure ridarlo. Capito? Io ho paura che ci fai il click e ci mi dà, no, ce n'era un altro di bella. E dove sarebbe? Secondo me è nel modo di stare attento. Sì, va bene, ma intanto qua una manca di questa roba. E noi eravamo convinti che era la fine del gioco. Allora, intanto scusa, se la faccio. Sì, sì. E poi la parte nera, no. Non ho ricordato dove era. Ah, sì, all'inizio. Sì. Fondamento Santa Zerbina. Mi ricordo nella croce qui vicino, nella chiesa. Ma è piccolo. Sviluppatore. Questo potrebbe essere molto utile. Vabbè, c'è della ragazzi. Bello, sì. Si avvicinerebbe un po' a Chiezione. Per bellezza. Ma io non ho una torre. Magari facciamo un altro. Non lo so, lascio un po', cioè non so, voi tu. Hai tipo un rullino? Sì. Vabbè. Non sono neanche un po'. Vabbè. Qualcuno sta facendo le ricerche sul banco, ma che cosa? Che dici? Questa è la cosa che mi piace. Sì. Una cosa vecchia. Esatto, però blu la puoi... coordinate
sì, dove siamo noi. Ah, là che c'è quella zona. Sì, sì, sì. Forse ci dici di andare sotto il muletto. Ma non lo esploriamo, dai. Vediamo un po' se è complicato. Questo è per il migliore, sì. No, siamo per la sinistra. Questo mi piace, tutte quante. Allora. Ah, questo era un dipinto bellissimo. Che l'artista lo rosso. Dove vogliamo andare? Nel geletto. Dove dorme casa Emanuele? Buonanotte, Emanuele. Cosa dice? Allora, tuttora non capisco come l'acqua cresca più velocemente. Si sbaglio di sentire l'asciuttezza, no? Patente. Come un avvertimento di un fluido che. No, un fluido tipo. Flottare, tipo. Tipo quando una cosa, tipo l'acqua cresce nei fiumi. Lo sraripa. Così fa, perché? In vano, ho provato a trovare la risorsa. Cavolo, che sto dando. Scaldando. No. Vedi, cena. Grazie, umido. Ah, oh, questo mi può essere. Mi sposto? Ah, no, ti aspettiamo. Cioè no, vabbè, ma per un po' di nuovo, cioè. Me la so quella di questa parte, devo dire, mi sa più la parte con lui, non lo so, forse che c'è la visa, me la sa. Faccio ritrovare la l'umiltà tempo. Sì. E una mattina, appena mi torno a libreria, tutto era. Sta arrivando, sì, vabbè. E l'acqua non se ne è arrivata. Venezia è naturalmente una città, prende più l'acqua perché no, ma non è che non si è stato di affetto. Non qui neanche. Qui ne perdo tutte le palazzi qui attorno, più del solito. L'acqua viene e qui semplicemente rimane. Questo fa pensare che c'è un'entrata per questo. Porta la laguna, finalmente è stata la laguna. E la foto? Sì, esatto, ho cercato per piano. Palazzo che è il mio principale, spesso però spesso principale per giovane è successo forse tutto da qualche parte tra l'impianto è nata la luna e lì al centro sopra che bella che suona andiamo a studiare stelle così romantiche. E questo non credo. Ok. Ah, si sono collegate le due stanze. Finalmente, vedo che c'è quel buco. Sì. Ed è. Ricordiamoci cos'è il allora, la mappa, secondo me è qua il punto della mappa, forse è qua. Sì, quindi è sì.
Io sono da pensare che il developer stia per spendere uno di quei cose gialle. Ma c'è il discorso dei 3 SG. Mi ricordo. Ma poi siamo stati. Questo è questo, e qua c'è una zona nascosta, tipo. O no? Perché? Magari ci sono accedere dopo? No, qua. Sì, ho capito cosa vedere. Tutto è possibile. A me non mi vedo niente. Ci devo spendere a sinistra. Magari dopo. Perché? Niente, no, boh. Vedete il bel modo. Non ti so, nessuno. Ed è anche sparito, no, sempre qua. Io insisto, queste cose ancora c'entrano. Non c'è nessuno. In realtà non c'è. Che scuro è la mia auto? Però questa non è gli anime. Però dice qualcosa, no? E magari qua la parte di nuovo. Il nuovo. Ora tipo c'è un puntino di una spalla, la smacola. A posto. Non credo usare le volte. Già. Allora così. Poi questa la disco. Questo è troppo forte perché. No, è perché mi sta arrivando di lato. No. Poi non so dove c'è il mio posto. No, se tu entri al centro sì, no, ma io non ho posto, vedi qua. Ma qua? Lo spunto però mi fa cliccare. Aspetta, a destra, a destra, a destra. Cosa c'ho? Luca, vaia. Luca? Non siamo più Luca, ma come si facesse a farlo? Vieni a farlo, vabbè. Torno subito. Metto una se ne frega, io sono a sta cassa, sai che poi non ti amo. Ma strano. Cosa facevi da qui? Ma mi fa strano che la mappa diceva che in quella zona. Ma c'è una prodotta che ti dà quella X. Capito? Se non dici di salire là, cosa vuole? Dolce, tipo la signora dell'attenta. Questo è strano, fuori. Io devo metterlo qua e della notte. Tu dici? E qua faccio. E poi guarderò perché mi scivola. Questo è il punto. Quindi se questo
Sì, sì, no, fila, fila. Mm. Sei il tuo, adesso le notti. Che lo porti in casa? Questa volta non è facile né quello né quell'altro. C'è il buco apposta il corpo a stare le cose di zero perché se io qua non lo so, no, ma solo non lo so, solo che si cambia mondo, ma nel metro nel sigillo ci può andare forse. Anche a casa di questo tipo qua, si 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 l'acqua si apre, hai capito? Ma deve rompere per dire, ma deve rompere per dire qualcos'altro, come adesso posso andare in quella stanza, ma non ho capito che quello ha messo il developer qua e quindi adesso puoi entrare dentro. Perché evidentemente questo developer, questa specie di arco è collegato con sotto, no? In qualche modo messo sul developer, che è fantasia, e ti ha collegato col modo di sotto. Tutto. Tutto. La cosa per sinistra. Ma che è questo posto sbarzo costruito solo adesso? Mi che sembra all'indietro. Grazie, grazie. Però aspettate un attimo, cioè vi rendete conto, siamo riusciti a lasciare l'ultima cosa. Ah no, beh, siete pure apparso anche la testa. Però me l'ho lasciato per ultimo. Come resta la città deve essere abbastanza franco. Un modello di resilienza umana. Tutti dicono che fosse lui. E che cosa interessante. Quando tutto sta per cadere, che il suo potenziale è rivelato. L'attività umana è piuttosto pesante. Soprattutto quando si tratta di tenere tutto ciò che sta per morire, affogare o bruciare. Cosa che cerca? Cosa che non vale la pena, diciamo. Cosa che c'è? Non è un disco vecchio e hanno spado. Non immagino che non sia così. Qualcuno è toccato qui? Stai calma, stai vivendo bisogno di aria. L'avevo intuito, grazie. Deve esserci una vita da qualche parte. Questa domanda. Io non mi preoccuperei di quello. Il canning dei tuoi antenati spara le va bene, che impressione. Non so se sento uno shooter va bene, si la bacia. Ti stai muovendo? Dimmi invece perché sei qui. Ti sto aspettando l'attività, sto scoprendo la stessa idea, ti sto aspettando. Passaggio un po', perché solo per te. La prendo qui per te. Il mio puro amico Luca per averti passaggi qui e ogni dietro. Quello di cui hai bisogno, e di cui io, se no non posso dare più indietro. Non posso neanche chiudere. Ma già restiamo qui, già, no? È molto strano. Quanto tempo è qua? Nessuno è indietro per questo.
comunque detto che sono messo una sostanza. Io non ho detto nulla. E penso vai a testa. Aspetta tutti. Aspetta, non navigate, ok. Ancora sento in presenza d'altro, ecco, importante. Un piacere trovare una presenza amichevole dal mio lato, mi aiuta così tanto. Anche a me tutto questo tempo. Hai lavorato per ciò che vuole Boomer? Posso, cioè, ci vedo un attimo che avevo beccato la quarta zona solo per pure, notami che questo discorso non era fatto per le altre. Cioè, è troppo strano, siamo beccati proprio in quella lì, nella zona nascosta, come l'ultimo posto che stavo visitando, quindi qua. Più difficile. Non lo so. Ma per comunque abbiamo fatto in ordine di quando abbiamo scoperto i nomi, cioè. Io penso così di dire, però in certi posti per conto suo. Ma non so perché ancora, tu lo sai? Oggi che come gli altri, lui ha accesso al mondo, ma. Ehi! Altri demi ci hanno provato? Per secoli. Di solito senza successo. Ma in questi ultimi anni. Qualcuno c'è cosa è riuscito. Almeno a casa mia. L'hai aiutato, Ti hai fermati? Ho fermato alcune cose, altre le ho fatte. Ho giocato un po' con Daphne. Mi ho perso molto alla fine. Lo so, anche i due figli. Come? Non lo so, me la capisco. Me lo sento. È prezioso. Sì. Allora, ho visto. Trovo questo posto strano. Sì. Tardi, che fai qui, Marco Pellioti? Ah, di una noce. Non ci siamo presentati e tu arrivi così e ti perdonami, tornerò, mi presenterò per una roba dovuta. Se proprio esisti, nel frattempo via, inizia. Nella rosso, con Daphne. Basta? Piazza. Piazza di? Treviso, signora. No, per vincere. Daphne, grazie di Venezia. Oh, finalmente, la mia famiglia. Quella della laguna, come gemme, ma c'è stavi degli occhi. Avrei fatto un sogno per gli occhi da finalmente. Ho fatto tutto. Passa la pena, che bella vita che ho. Sì, lo figlio. Ho aspettato che ho guardato. Cioè, io aspetto e guardo. Faccio le notti. Qual è il tuo momento? Giusto, giusto. Vabbè. Magari un video generico, vabbè. Dovreste avere sempre qualcuno che ci guardi in colpo di latte, diciamo. Per il rispetto. Sì. Legally correct. Tu rubi. Hai rubato, insomma, hai fatto questo per quegli occhi. Senza che Pietro aveva cioè, stessi occhi dietro. Perché lei avrebbe fatto qualsiasi cosa. Comunque posso dire una cosa, non è male questa cosa, che lei comunque ripete le sue antenne. Sì, questa è stata linea. Bella all'inizio, capito Luca chi sono, sì, come mi chiamo, perché sono lì. Cioè, qui c'è un'altra più, dai. Cioè. Come? Devo mettere sì, non mi giudicare.
giocare, è che è un po' scuro. Aspetta, questi sentimenti saresti qui? Senza amore, un amante, un bambino, una sete per la conoscenza, dove saremmo? Hollow Knight. Okay. Errante. Verrà con me? No, caro, io guardo, ma non dovrei essere mai lontano da te. Ti offro il tuo posto per chiunque voglia, desideri stare con te. La scelta sarà tua. Non lo so, mi ha fatto piacere conoscerti, per quanto brillante sia la luna, sono la tua. Ok, signora. Che volte devi dire arrivederci, mi guarda il tempo, sei troppo caro. So che non so che cosa succede di dire, però sono in testa, cioè fa deliziosa. Ciò che ti facciamo. Bellezza ci rimane nelle nostre memorie e ciò che abbiamo lasciato dietro. E il resto è stupendo, sono a gusti, occhi cola della luna. Ah, ma credo che lei rimane qua. Non viene con noi. Questo non viene. Forse un po' vincere. Non si chiamano tutto la dalle. Penso che siamo nel posto più grande assoluto del gioco. Prima magari. La vita della saggezza e dell'amore, un problema. Beh, tutto che tutto dall'altro del vento. È il momento? Non ne sono sicuro, c'è ancora molto da scoprire. Forse se parlassi con più spiriti qui potevo averne altri. Altri nomi da aggiungere all'albero, altre memorie, altre immagini. Se lasci perderai tutto, forse te lo dimenticherai tutto. Ma se rimani perderai tutto. Buon cambia, occhio. Che vuoi con la serie per te? Che dovrei fare N. Non posso fare la scelta per te, non sono un buon esempio. Se vado non ti vedrò neanche più. Sì. Ah, ho già rovinato i miei figli, cosa mi ha. Sì. Non farò lo stesso di nuovo, Daphne, non lo fai per me. Alla tua ricerca posso continuarlo? Bene, attenzione. Se no. Puoi continuare. Ah, no, scusa, puoi continuare. È in pericolo di... No, questo lo cerchiamo. Qua è... Sì, durissimo, toccavo oggi i cosi. In diminuzione qualcosa che diminuisce, insomma. Non sono così fragile. Ti ho tenuta, cioè dovrei aver tenuto per un paio di decadi. I due figli Enni. I figli li ho scelti con una responsabilità da. Ho parlato così tanto qui da te, di spirito da Venezia, anche da Buer, adesso. Dimenticherò tutto? Non voglio dire tutto questo, questo è un mondo fantastico oltre la morte. Per quello. Io mi disturbo, comunque. Andiamo avanti, Daphne. Io starei qua con una scelta la possibilità. Ok. Mi ha fatto guardare, non va bene. Il bracciale completo.
un pezzo delizioso, no? Ah, bene, abbiamo ospiti in queste pietre. Potrebbe la nostra cara Finger raccomandare i suoi esperimenti? È la scelta di Daphne, e allora hanno scelto di venire con lei. Come tu credi che tutto ciò cambi qualcosa, cambi qualcosa in... Tu credi che loro sopravviveranno questo tempo perché non avevo la loro accordo? Tu credi che giocare col fuoco ha il più grande merito quando tu vitti in lì che sei? Cerco? No, vitti in lì. Basta, pure. Mi è stato già avuto abbastanza. Quale scelta? Che tu dovresti spawnare tutto il tempo. Ah, è stato le tue spalle, quindi la tua vita, questa spalla. Sono curioso di... Questa, vedi come diventa, si diventa di sono curioso di salute, di vedere come ci fa. Io aspetto. Minchia, mamma, almeno 50. Sono così lungo che hanno tutti i c'è la malità delle non nascono tesori sono in chi nelle memorie sono sicuramente modi per imparare di più sui domini non è una cosa ma non è una cosa e da non potrebbe parlare manca su qua la freddo lo so. Già, è vero, il tè è il momento. Io pensavo che tu volevi che restassi. Ma è Hapsnick. No, ma è può succedere? Tipo Raps, no? Lei Raps. Non può. Forse. Magari. Dubito. Allora. Block. Intanto vi va di tornare un attimo lì che c'è un attimo di preparativo oppure no? No, perché quindi non possiamo recuperare quella nostra. Cioè dobbiamo fare ora l'effetto. Altrimenti non possiamo recuperare il corpo, no? Così ci ha detto, dobbiamo scegliere, cioè se più tempo stiamo peggio è. Dobbiamo scegliere ora. Non è che c'è un timer. Sì, ma l'aveva fatto capire, no? Non è pure. Cioè non è così scontato. Sì. Boh. E quindi ci rendiamo, cioè, non scopriamo i nomi di tuo padre. Mm-hmm. Ma che stiamo scherzando, però? Stai scherzando, spero. Non lo so, ma noi dobbiamo fare la scelta se vogliamo che lei resti in questo mondo di spirito oppure nel suo mondo reale tornando alla vita. Io non ho dubbi su questa scelta, poi fate voi. Secondo me dovrebbe tornare a vivere. Anche secondo me. Per me no. Che stai qua in mezzo al mondo? Intanto... Cioè, era lo scopo del videogioco. Esatto, ma che punti interrogativi? Ma lasciamo così. Sì. Allora, ah, Gela, non posso io questi libri per sempre. Ma tu quali sono? In genere, prima di prendere là, c'erano altre cose e lei non le viste. No, ma vediamo così. Ma quelli sono spariti. A parte quelle sono sparite. Tu dici? Certo. E non sapevo mai di cosa sono. Che gele. Ma io che ne sapevo. Che gele. Pensavo che lo prendevamo e basta. E poi potevamo continuare là. No, lo devi sapere. E vabbè. No. Bello che giochiamo da solo. Buona fortuna. No, ma quando mai sto scherzando. Quindi? Aspetta, vediamo cosa ci dice se clicco il corpo. Vai. Ci sono due punti, ancora qualcosa di fastidio. Ci sono due punti. Non lo so. Ma sarà la stessa cosa. Ma io pensavo che adesso. Ma non ce l'hai chiesto di scegliere. Vabbè. Tutto a posto? Dio. Grazie a Dio, signore.
Non sapevo tutto questo sia religioso. Ma come? Ho voluto quello che è successo, non ne sono più sicuro. Non so, Luca, ero qui, ma non potevi sentire. Ho detto, mi dispiace, sono così spaventoso. Non importa, veramente, ma ricordo. Non no, tu sei stato qui tutto il tempo di me. Come mai? Attenzione. Quando tu hai voluto il rituale, io ero già... Sì, perché ti... Dai, tipo, accoppiare, no? Sì, no, metti tipo accoppiare. Cavarte, vabbè. Vabbè. Colpa mia, io mi sono andato indietro, spaventato, avrei potuto... No, 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 era questo il detto di cui non potevi sapere di tanto. Hai conosciuto queste persone? Tuo padre no, mi dispiace. Chi Daphne? Alcuni dei miei predecessori, guarda il proprio genealogico, posso ancora completarlo. Se vedessi mia mamma con una bambina. Salve. Ci hai aiutato? Lei ti ha aiutato in modo discreto, la ricordi? Ma ne sono sicuro che sono così confusato. Che ingrato! Che ma cucciolisci. Perché ovviamente lui non si ricorda del suo libro, cioè lui ci ha fatto questo. Non si può ricordare, vabbè. Comunque devo dirti. Usciamo da qui e possiamo parlare della nostra domanda. Sì, perché dove c'è quella che sta cantando? Non ti vedo tanto buona, non dovremmo stare in campo. Dai, forza. Per favore. Aspetta, facciamo. Sì, perché? Come? No, è rimasto troppo tempo. Ma come mai? Ho visitato e portato indietro alcuni predecessori. Perché? Perché? Hai fatto cosa? Mi senti che andate? Stiamo lavorando, non posso lasciarla. Ma se la c'è? No, 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 no. Non incolparla, Luca, che sei da vedere. Muta, no, se non puoi fare le macchine da soli, è possibile, devi farti di me, attenzione. Di che cosa stai parlando? Le anime non sono morte. Ma forse? È niente, sei turbata, certo. Come pensi che questo possa dire? Ho fatto la mia scelta, aiuterò a trovare i suoi figli. Per trovare la pace, tutte le altre. L'hai visto anche tu, vero? Lì. Quelli non possono trovare pace. Voglio portare pace. Così vuoi portare pace. E io? Ho detto che sei un fallito. Ah, se faccio farlo, lascio le due. E anche un solo tuo film, c'è una buona ricotta. Come dovremmo andare con questa cosa? Siamo sempre le stesse. Posso soggiungere un momento, lasciare che si parli con questi della vita cambierà e continuerà la luce, ma perché non scopro la vita? E manda le due proprio per sistemare il mio lavoro. Che spero che stiamo parlando. Hai semplicemente fatto, cioè potete cercare di sistemare i tempi. Quello? Cosa facciamo? Quello è soltanto una volta che... A parte noi,
Usciamo da qui, le possiamo picchiare, le possiamo prendere più con calma. Ok. E scendo. E gioco rischioso all'azzardo. Questa sarà la tua prima esperienza, no? Ah, tutto un secondo. No, non posso fare. Prima di fare la tua prima esperienza in naturale. Ah, prima sarà la tua prima esperienza in naturale. Come così, tanto ormai non... Ma così se te la faccio proprio, se te la faccio. Mm. Ah, c'è Emily, c'è Emily. C'è fregati. Ma che senso? Ma il desiderio di Emily è che c'è. È la realtà. Però no, secondo me ci ha ammazzati, ha vinto più. Cioè, ci ha ammazzati, io l'ho detto, devo fare altre cose. Tu non lo devi sapere perché io non lo so, però devo fare altre cose. No, in finale siamo così sicuri. Ma quindi se poi sono tre. Sì. Io ho capito questo. Sì. Tre. Secondo me se fosse più bambino, cioè nel senso che dobbiamo spararci, devo prendere come andare sul capo di quello che devo girare ancora un po' di fatica. Però quindi che lei dice fatti portare il concetto, prescindere così.
XIX secolo, insomma, ritombato da alcuni anni. Ok, è una parola. Questo mondo spesso è terrificante, così bello. Ah, vabbè, era solamente, vabbè, non è che è bellissimo. E quindi NASA non è mai la fare il video di nessuno. Ma se no, X. Perché devo riprendere il mio cuore? Perché mi manca di andare? Senti, sicuro che non c'è un altro filmato? Se non è un po' strano, se non è un po' strano, però tanto non non può essere vero, qui c'è troppo, ma non può essere. Dai, non può fare questo. Ah, qui ci sono tutti i problemi, ma si sta uscendo. Ci sono voluti di fare tutti, sì. Ho preso a giocare. Perché c'ha una pietra sola adesso lei? Ah, che ricordo come non si vede. Ma qua? Ma sopra? Non ti dice niente all'inizio? Ti raffreddo. Credo se vuoi ancora qua. Ma l'aveva tolto, la larga. Ah, non so di mai. Non è possibile che non ti stai lì a te, no? What? Ma che c'è, scusate. Cioè noi abbiamo fatto il fuori al demo, perché... Sì. Come se dietro uno. Abbiamo fatto il fuori alla Dandy? Abbiamo fatto il fuori a Malfas. Io dico che c'era la morte da fettare. Però in realtà era Andy. Poi Andy, a questo è Malfas. Sì, esatto. Possiamo vedere Andy. Tu scegli la mano sotto. Perché sta là? Ah, me lo togli, capimi? Sì, sì. Che non posso più uscire. Perché devo andare? Sei italiano. Adesso sarà per me. Certo, non sei mai ci sta. Ho capito, ma io non guarderò se ci sono altri finali, ma io lo voglio capire ora. Allora, se chiamo la live, cerchiamo sta cosa.
secondo me è sì. Questa cosa mi può essere bellissima. Cioè, nel senso, mi lascia un senso di speranza perché tu hai detto che forse che si trova, chi dice che ha altri troenni. Non è io, studio Boer. Quindi, ma altri non basano su come li dressi la Boer. Ma non è proprio. Vabbè, chi va con Boer? Che cosa è? Che cosa cerchiamo un libro. Grazie. Va bene, grazie a tutti e buonanotte. Alla prossima, ciao! Questo è stato Ezio, ciao!